Gentlemen. Perfect, we can start. Sorry. Ok, perfetto. Quindi quello che vedete dietro, a differenza di quello che vedete dietro di me, che è un green screen finto, è la vera control room di CMS. Quindi vedete, la control room vuol dire dove si controlla l'acquisizione dati e cosa succede a CMS. Quindi diceva, abbiamo Davide alla nostra sinistra, abbiamo Mohamed con la webcam che vi dicevo, che ci guiderà nella caverna. Ciao! E abbiamo due o tre persone, adesso siamo un equipaggio ridotto, causa Covid, che però bisogna sempre avere delle persone in control room per assicurare che il rivelatore funzioni e che tutto funzioni come ci si aspetta. Ok, lascio la parola quindi a Davide, se vuoi. Eccoci. Ciao a tutti, io sono Davide, mi presento brevissimamente. Sono un dottorando al terzo anno nel gruppo di ricerca di Andrea e di Pietro in Bicocca e mi occupo di analisi dati, diciamo, di CMS e anche dell'ottimizzazione del calorimetro. Poi ne parleremo di qualche pezzo del detector, ne sono affezionato chiaramente, però iniziamo appunto a vedere la control room. Vi ricordo subito all'inizio di non usare la chat per le domande, ma è molto importante di utilizzare la question and answer in modo tale che poi noi possiamo vedere e rispondervi velocemente. La chat noi non la teniamo d'occhio. E, quindi vedete che adesso in questo momento è molto vuota, come diceva Andrea, la control room, perché appunto siamo in questa situazione di Covid, ma in genere quando poi c'è la presa dati o quando ci sono delle giornate di test, diciamo ogni postazione è occupata, ci sono molti schermi come vedete perché ci sono molte cose da tenere sotto controllo. Adesso ad esempio qua stiamo inquadrando il nostro importantissimo pannello di sicurezza con tutti i bottoni verdi e rossi che vanno, diciamo, tenuti sotto controllo con tutti i sistemi di sicurezza e come vedete, diciamo, sì, è un po' triste vederla vuota, però in genere dovete immaginarvi che questo sia un posto davvero molto pieno di attività, molto, molto interessante da vivere quando ci sono le giornate di presa dati. Allora, noi ci troviamo in questo momento, siamo inquadrati nella postazione, quella che dovrebbe essere del trigger, quindi poi ne parleremo dei vari componenti di CMS. C'è la postazione dello shift leader, dove abbiamo Francesca, esattamente in quella posizione, con gli schermi più belli, che chiaramente lo shift leader è quello che diceva Andrea, mi ripeto brevemente, è la persona che deve tenere sotto controllo, ha la responsabilità sia della sicurezza che della coordinazione, diciamo, di tutte le attività che avvengono in quel turno di 8 ore in CMS. Poi abbiamo la posizione del trigger, della data quality, dell'acquisizione dati, si tengono d'occhio come sta andando la lettura dei dati, del salvataggio, la lettura dei sensori, poi ne parleremo meglio quando li vedremo in diretta, underground. E poi abbiamo ad esempio questa la postazione di sicurezza, diciamo detector controllo and security, dove tutti i sensori di, diciamo, temperatura, pressione, il livello dei gas, diciamo la corrente, potete immaginare tutto quello che è il supporto tecnico che serve per tenere acceso il nostro rivelatore e tenerlo in sicurezza. E tutti i sistemi di controllo degli accessi, eccetera, perché chiaramente non è che si può entrare, diciamo, qui a P5, questo si chiama punto 5 perché è il quinto punto dell'anello di LHC, quindi mi sentirete dire P5 spesso, e non si può entrare facilmente, bisogna avere i giusti accessi, bisogna avere fatto dei corsi di sicurezza, eccetera, perché comunque si tratta di zone sperimentali. E come diceva Andrea, questo è comunque sempre un cantiere, quindi se si è sempre lavori in corso, macchinari, bisogna sempre, diciamo, essere in sicurezza. Chiederei a Mohamed di avvicinarsi. Mohamed, can you come closer here? I wanted to show one thing because before going down. Volevo farvi vedere dalla nostra camera di servizio i nostri monitor degli eventi. Just show yesterday. This morning, scusate, ogni tanto switcho all'inglese senza volerlo. Questa mattina era in corso un test, un'acquisizione di raggi cosmici, come diceva Andrea,
quindi semplicemente il rivelatore acceso leggeva il passaggio dei muoni provenienti dall'atmosfera. Voi sapete che quando arriva il vento solare circa interagisce con le particelle dell'atmosfera, si creano delle piogge di particelle, e i muoni sono tra queste, sono quelle che resistono di più e arrivano, diciamo, sulla superficie della Terra. Anche qui ci sarebbe da raccontare una interessante storia sulla relatività speciale, però magari dopo, perché è abbastanza lunga. Poi, insomma, questi muoni riescono ad arrivare sulla superficie della Terra e non solo, arrivano a 100 metri sottoterra e vengono rilevati da CMS. Vedete su questi schermi la ricostruzione 3D di uno evento che è accaduto stamattina alle, non so se si vede, alle 9.30. E questo evento è avvenuto esattamente in quel momento. Vedete che c'è un passaggio di un muone, diciamo, nelle camere a muoni. E poi viene rivelata dell'energia nei calorimetri centrali. E questo è interessante perché, appunto, per tutto è un evento vero, quindi è un muone che è passato di lì, ma poi è lo stesso lavoro che farete oggi pomeriggio, quindi vedrete questo genere di immagini che non sono fatte, diciamo, solo per voi, sono le vere, diciamo, rappresentazioni grafiche dei... loro vedono solo Davide. Non vedete l'altra telecamera? Mi rispondi. Ok, no, dovete. Ok, per gli attendees su Zoom dovreste avere un bottone con Gallery View in alto. Fatemi sapere quando modo... avete trovato l'altra telecamera. Ok, lo entrambi. Vedo. C'è un bottone in alto a destra dove potete scegliere quale finestra vedere. E selezionate la visione con multiple, cioè potete anche non guardare in faccia a me, è meglio che guardate l'altra telecamera. Ok, direi di proseguire. Non so chi è Anonymous Attendees, spero che però. Ok. Comunque questo è il genere, diciamo, è un modo di visualizzare questi eventi, questi passaggi di particelle, è lo stesso lavoro che farete oggi pomeriggio, però dove non saranno dei raggi cosmici passare, ma saranno delle vere collisioni che sono avvenute invece nel centro del rivelatore e hanno lasciato dei depositi di energia. Ok, so Zotlan, can we start to go? Yes, down? Of course. So thanks Mohamed, see you later. Quindi adesso la nostra guida, diciamo, in movimento inizia a spostarsi. Adesso noi seguiremo un po' il suo percorso e nel frattempo ci raccontiamo un po' di come funziona CMS, di quali parti è composto. Adesso vedete che sta lasciando la control room. La control room è una stanza, chiamiamo, in superficie, no? C'è questo grande capannone, adesso non possiamo farlo vedere dall'esterno, ma si trova in mezzo a un campo nella campagna francese, c'è questo enorme capannone. Davide, solo un secondo. Se non riuscite a vedere quello che sta mostrando adesso, scrivetecelo. Così... Sì, esatto. Okay. Ho anche una conferma che lo vedete. Sì. In genere non ci sono problemi. Would you like to have this? Yes, please. Okay. Great. Ok, no. Perfetto. Zoltan adesso ci mostra anche qualche materiale di supporto. Come potete vedere, questo è l'anello di LHC. In questo momento noi ci troviamo a CMS, il cosiddetto punto 5, ma ve ne avevano già mostrato prima. E troviamo in mezzo ai campi, vedete, in mezzo alla campagna francese, e in mezzo c'è questo capannone, scritto CMS, e esattamente 100 metri sottoterra si trova il nostro rivelatore. Penso, poi Andrea, tu fermami se ripeto troppe cose che ti ho già detto. No, vai. Perché ci troviamo dall'altra parte rispetto al CERN? Perché appunto l'anello è largo 27 km e non si possono mettere tutti gli esperimenti vicini, perché i magneti che devono far collidere i fasci di particelle devono avere lo spazio comunque di allineare questi fasci e di farli... Let me just ah, yeah, yeah. No, esatto. Now, ok, Mohamed sta passando attraverso le porte di sicurezza. Esatto, adesso ci mostrerà come funziona. Esattamente, per entrare all'interno della parte sperimentale bisogna passare, come dicevo prima, dei controlli di sicurezza. In questo caso si tratta di una scansione dell'iride, come si vede nel film Angeli e Demoni. Esattamente così, bisogna scannerizzare l'iride, passare attraverso questa porta che misura, diciamo, il vostro peso in modo tale da controllare che non ci sia più di una persona. E poi a quel punto la porta si apre, viene registrato il passaggio della singola persona, identificata attraverso il badge nominativo,
E sì, a questo punto si può accedere, ci si può spostare. Adesso ci troviamo, diciamo, nella parte nella torre dell'ascensore. Questo, vedete, è un piccolo ascensore dove adesso lo chiamiamo, che si trova al meno 2 di solito, che è meno 100 metri sottoterra. Adesso lo chiamiamo l'ascensore e lui risalirà per prenderci. Questa torre dell'ascensore è importante perché, se ci pensate, è fondamentale avere una via di uscita sicura nel caso di problemi. E adesso rispondo anche a queste domande. È fondamentale avere una via d'accesso e di uscita sicura, e quindi tutto questo blocco dell'ascensore è tutto in cemento ed è tenuto anche sotto pressione negativa, in modo tale che nel caso di incendi, di fumo, di emissione di gas, se uno riesce a raggiungere l'area dell'ascensore non c'è nessun problema perché viene pompata aria. Quindi è anche una questione di sicurezza. Come potete vedere, adesso l'ascensore sta risalendo velocemente. E a cosa serve la scannerizzazione dell'iride? Proprio per controllare che la persona che sta scendendo sia esattamente quella che ha sbeggiato all'ingresso, in modo tale che noi abbiamo sempre una lista esatta delle persone che sono underground, che sono sottoterra, per questioni di sicurezza, in modo tale che in caso di emergenza sia possibile anche sapere chi c'è e cosa stava facendo. E poi chiaramente il sistema è più complesso, bisogna anche dire cosa si sta andando a fare, bisogna chiedere delle autorizzazioni, e a quel punto, in caso di problemi, uno sa dove trovare la persona e cosa stava facendo. Adesso l'ascensore è arrivato, proviamo la connessione, perché chiaramente è un po' una gabbia di Faraday e quindi non avremo connessione per questi 30 secondi. Nel frattempo faccio la solita domanda che in genere faccio agli studenti quando ci troviamo all'interno dell'ascensore, che è: secondo voi, come mai è stato costruito 100 metri sottoterra e non in superficie, ad esempio? Perché, ad esempio, in America il Fermilab, i propri acceleratori non li ha 100 metri sottoterra, ma li vedete dall'aereo, li vedete, diciamo, nel paesaggio della campagna dove c'è il Fermilab, essenzialmente. Non potete rispondermi, immagino, live, però essenzialmente non viene costruito 100 metri sottoterra perché è pericoloso, ma solamente perché sarebbe stato scomodo costruirlo in mezzo a decine di paesini francesi, diciamo. Quindi, per una questione di comodità, è stato costruito sottoterra, ma siccome il terreno appena sottoterra di pochi metri non era ideale, non era solido a sufficienza, a questo punto è stato meglio costruirlo a 100 metri sottoterra, dove c'è uno strato di roccia molto stabile, che ci permette di essere essenzialmente ben stabili e fermi, e diciamo, non muoverci. Abbiamo anche. Adesso siamo arrivati a 100 metri sottoterra e Mohamed ci sta mostrando cosa vede all'uscita. Ciao. Abbiamo, cioè, aggiunto una seconda guida. Ciao. Ciao. Ciao Chiara, giusto? Ciao a tutti, scusate, mi sono confusa le date tra oggi e No problem. martedì, cioè gli orari tra oggi e martedì. Almeno non parlo solo io, no, dopo 2 ore si annoia. Allora, siamo appena arrivati. Sta Mohamed, ci mostra quello che vogliamo. Vedete, qui siamo arrivati appena fuori dall'ascensore. Please, Mohamed, can you show us the shaft? Esatto. E guardate verso il basso, and also upward, esatto. Guardate anche verso l'alto, dove dovreste vedere il pozzo dell'ascensore. Adesso, esatto, vedete che siamo scesi un pochino. Non so quanto si vede, esatto. Vedete, questa è la scala di sicurezza. Yes. No, no, perfetto. Quella è una scala di sicurezza che chiaramente è necessaria nel caso ci siano problemi all'ascensore, ma è altamente sconsigliato l'uso, perché comunque 100 metri di scale sono abbastanza faticosi, però abbiamo anche quella. Questo qua, per tornare a parlare di come è costruito CMS, questa stiamo entrando ora nella caverna di servizio. Noi la chiamiamo caverna, perché appunto non è tanto che una cavità sotterranea, quindi la chiamiamo cavern. Abbiamo la caverna di servizio, dove sono tutti immaginati i computer, i sistemi di controllo, i sistemi dei gas, i sistemi, diciamo, di supporto. Invece, dall'altra parte di una parete di cemento, molto spesso abbiamo la seconda caverna, che è quella dove c'è installato, diciamo, l'esperimento in sé. Se vuoi aggiungere qualcosa, o prendimi pure, io sono partito con la No, mia no, vai, pappardella sì. delle No, due. allora, una cosa di curiosità è che perché non si possono usare le scale?
e bisogna usare l'ascensore anche se uno è molto fisicamente sta bene, perché nel caso succeda qualcosa per i pompieri sarebbe un bel problema venirvi a recuperare e portarvi su con la barella da quelle scale estremamente ripide. È successo in passato per quello che appunto è stato vietato. Sì. Potete vedere qui, Mohamed ci sta mostrando delle immagini storiche di costruzione di CMS, in cui hanno prima di tutto iniziato a scavare nella campagna francese, come vi dicevo, hanno trovato una villa romana, che fortuna, proprio in quel punto dello scavo, e hanno quindi, diciamo, fermato un attimo lo scavo, hanno spostato i reperti archeologici e hanno proseguito. Poi hanno incontrato un ruscello sotterraneo, ed è stato, per riuscire a costruire il pozzo, hanno dovuto ghiacciarlo, se non sbaglio. Esatto. E dopo averlo ghiacciato sono riusciti a scavare e a mettere il cemento e quindi a proseguire. E poi vedete diverse immagini della costruzione di CMS in superficie. Adesso poi lo mostreremo dal vivo, quindi è più facile, ma il CMS è costruito da tante fettone molto pesanti, di migliaia di tonnellate, la parte più grossa, e queste fette sono state costruite in superficie e poi trasportate singolarmente dal pozzo, quindi prese, spostate nel pozzo e poi reinserite all'interno della caverna. E questo è stato il modo in cui è stato costruito. E quindi vi immaginate comunque un enorme lavoro ingegneristico e, diciamo, di supporto anche, cioè, diciamo, si è dovuto spostare dei carichi molto pesanti. Hanno dovuto portare una gru enorme. D'Anversa. Esatto, una di quelle che vengono usate solo per costruire, ad esempio, non so, gli stadi. Se non sbaglio, dopo le che... navi, questa veniva dal porto di Anversa ed è quella appunto usata per costruire le navi. Esatto. Se non sbaglio, adesso non so, ho sentito questo aneddoto, che erano un po' di fretta, alla fine erano un pochino in ritardo e dovevano sbrigarsi a portare giù l'ultimo pezzo, perché la gru doveva andare in Sudafrica per costruire lo stadio dei mondiali. Mi sembra che Andrea David mi aveva raccontato questo aneddoto. Vedete comunque diversi pezzi, poi, nel senso, non ci soffermiamo adesso sulle immagini perché potete vederlo dal vivo e oggi possiamo spostarci attorno al rivelatore, quindi lo vedrete meglio. Allora, vi ha detto il peso, che è enorme. In effetti il peso totale di CMS è due volte il peso della Torre Eiffel, esatto, di Parigi. Molto, molto pesante. Mohamed, I think you can go on and go to the service room for the racks. Thanks. Wow, è la nostra mano con videocamera che si sposta all'interno della caverna. Vedete, adesso siamo entrati in una seconda area dove si iniziano a vedere dei fili, delle schede elettroniche, dei rack di computer. E quello che noi diciamo rack, diciamo, vuol dire armadio, vuol dire, diciamo, in ognuno di questi armadi ci sono tutti dei computer, delle schede elettroniche. Ma cosa servono? Nel senso, come mai abbiamo tutta questa elettronica? Allora, come dicevamo, come vi hanno sicuramente spiegato prima Andrea e Pietro, il CMS non è nient'altro che una enorme macchina fotografica. Però questa definizione è un po', a volte, diciamo, un po' confonde. Cioè, una macchina fotografica la espone alla luce, vede il chip, diciamo, rileva l'immagine e viene salvata, è tutto molto compatto. In questo caso dovete immaginare che la nostra enorme macchina fotografica ha bisogno di tantissimi fili che poi da un lato portino la corrente, quindi alimentino i sensori che abbiamo all'interno del rivelatore, e dall'altro estraggano l'informazione. Quindi, diciamo, una volta che è passata la particella, è stata rilasciata la propria energia sotto forma di luce, sotto forma di scintillazione, di ionizzazione, eccetera, diversi processi, ti crea un segnale elettrico, in genere il modo in cui riveliamo le particelle. E quel segnale elettrico deve essere letto, portato all'esterno e salvato, se no è solo un segnale elettrico. Quindi tutti questi cavi servono appunto per leggere questi impulsi elettrici, salvarli, portarli all'esterno, e questo è un grosso problema, cioè, diciamo, dobbiamo farlo velocemente perché abbiamo tantissime collisioni al secondo, e poi salvati e, diciamo, ricostruiti in una scala di complessità sempre più alta. Vedete, ad esempio, tutti questi LED che blinkano sono essenzialmente segnali ottici, sono fibre ottiche che ricevono il segnale e lo ritrasmettono. Perché fibre ottiche? Perché, come vi dicevo, dobbiamo portare all'esterno velocemente questi segnali,
e la fibra ottica è la cosa più veloce che puoi usare. E non so se vi hanno già detto, quando, diciamo, il rate, cioè quanti eventi ci sono al secondo, è circa 40 milioni di volte al secondo, perché essenzialmente abbiamo una collisione ogni 25 nanosecondi. E dovete immaginare che non è che noi facciamo collidere le particelle e poi non salviamo, ogni evento deve essere salvato. Poi ne parleremo meglio del trigger dopo, ma comunque ogni evento deve essere elaborato, quindi una volta ogni 25 nanosecondi dobbiamo portare fuori tutte quelle informazioni, per quello ci servono tante fibre ottiche. Puoi aggiungere qualcosa? No, appunto, la fibra ottica, anche perché, come dicevi, la quantità di informazione è enorme per ogni appunto secondo. Si hanno 40 milioni di interazioni al secondo, quindi una ogni 25 nanosecondi, in realtà se ne hanno qualche decina. Esatto. Ogni 25 nanosecondi, e ognuna di queste interazioni produce centinaia di particelle. Tutte queste particelle attraversano il rivelatore, quindi lasciano parecchie centinaia di segnali elettrici, e tutto questo deve essere trasportato, vabbè, prima in questa caverna e poi in superficie, e quindi deve essere assolutamente rapido, ma appunto in quantità enormi. L'informazione diciamo raw, cioè l'informazione più grezza che viene letta, se non sbaglio, equivale a una decina di gigabyte al secondo. Prima, non so se dopo l'high level trigger o prima, non ricordo il numero, però comunque si parla di gigabyte al secondo o di più, non di kilobyte, nel senso sono numeri molto grandi. Qui potete vedere anche non solo fibre ottiche, ma tubi, perché bisogna anche raffreddare il detector, o in questo caso, non so, non sono esperto di questa parte, bisogna sia tenerlo freddo che alcuni componenti, ad esempio le camere a muoni, hanno all'interno del gas. Questo gas deve essere fatto circolare, tenuto alla giusta concentrazione, perché comunque una volta che le particelle passano attraverso questo gas si deteriora, diciamo si consuma. Bisogna quindi farlo flussare, cambiarlo spesso, no? Diciamo tenerlo alla giusta condizione. E giusto che, già che siamo in questa stanza, io in genere qui racconto sempre appunto la questione del fatto che, come voi fate tantissime foto, magari poi ogni tanto le filtrate, perché sennò vi si riempie la memoria del telefono, nel nostro caso abbiamo lo stesso problema, nel senso noi sì, possiamo vedere 40 milioni di eventi al secondo, però prima di tutto non vogliamo salvarli tutti, perché sennò dovremmo comprare troppi dischi, no? Il problema è enorme, perché se noi in teoria potessimo salvare 6 gigabyte al secondo, cioè, se noi li salvassimo riempiremmo qualsiasi data center in pochi mesi. E quindi quello che ci serve è un cosiddetto trigger. Non penso che ve ne abbiano parlato nel dettaglio, però non si tratta nient'altro di un sistema che decide, sistema elettronico e sia hardware che software, quindi sia implementato su delle schede elettroniche, ma anche implementato in algoritmi che girano su dei computer, è un sistema che permette di decidere cosa salvare. E in genere viene chiesto, ma come fai a scegliere cosa salvare? Insomma, se lo sai prima cosa stai leggendo, no, perché allora lo fai? Giustamente, quando è una domanda lecita, quando ci sono delle collisioni protone-protone, la cosa interessante è che possono accadere tantissime cose, però tra queste tantissime cose una buona parte la conosciamo molto bene, e una buona parte è in verità semplicemente i due protoni che si salutano, deviano un pochino, magari mettono qualche fotone perché si sono incontrati, però non lasciano grandi depositi di energia, diciamo, quello che noi chiamiamo una collisione elastica o comunque poco anelastica, qualcosa che non interagiscono molto, no? Immaginare che se non interagiscono molto, per noi non è tanto interessante vederli, perché non interessa, come diceva Pietro, concentrare l'energia e vedere qualcosa di interessante che esca da una collisione energetica. E quindi tutti questi eventi noi sappiamo già di poterli non eliminare, di non salvarli. Quindi tutto quello che è a bassa energia, non rilascia elettroni o muoni, ad alta energia, tutte queste cose noi possiamo escluderle. E quindi abbiamo un sistema che si chiama trigger, che riesce a eliminare buona parte degli eventi, e riusciamo a passare da 40 MHz, quindi da 40 milioni al secondo, a circa 1500 eventi al secondo. No,
mi dispiace, kilohertz. Cioè, 100 kHz, scusate, 100 kHz, quindi mi pare... Davide, sì? Dato che non ci sono domande... Ah, scusate, sì. No, fate domande, cioè, sia di quello che sta dicendo Davide, sia di quello che vedete. Allora faccio io la domanda e inizio a rompere il ghiaccio. Cos'era quella porta rossa? Ah, bravo, Andrea. Grazie per la domanda. Mohamed, can you show us, please, back the room? Sorry, it was... The door to the tunnel. Yes. Prego. No. No, vai pure se vuoi, che sennò vabbè. Mi perdo via. Allora, questa è una porta che è sempre chiusa, raramente la aprono perché ci porta proprio all'acceleratore, quindi al tunnel di LHC, dove i protoni vengono tenuti appunto in orbita circolare e accelerati. E purtroppo non si può mai attraversare, soltanto persone specializzate con particolare permessi possono entrare. Io penso di essere entrata una sola volta da quando LHC è stato messo in funzione. E quindi, niente, di lì ci sta. Ovviamente non si arriva direttamente, bisogna fare una piccola deviazione, cioè un bypass si chiama per l'appunto. E se uno apre quella porta, penso che scattino automaticamente dei meccanismi per cui l'acceleratore, se in funzione, viene fermato. Sì. Proprio per questione di sicurezza. E poi ti scrivono un'email dicendo dove stai andando. Ok, questa invece è una foto in grandezza naturale, quindi con 1:1, del tunnel. Quindi se voi potreste entrare nel tunnel, vedreste esattamente una situazione di questo genere. Quindi avete questo tunnel che è circa 2 metri di diametro e gira appunto una circonferenza di circa di 27 chilometri. E quelli che vedete blu sono essenzialmente tutti quadrupoli o dipoli o quadrupoli, perché tengono appunto focalizzati i fasci di protoni che circolano all'interno. E circolano all'interno ci sono due tubi di qualche centimetro di diametro e questi due tubi sono tenuti a una temperatura molto bassa, che sarebbe circa meno 272 gradi centigradi, ovvero a 1,2 gradi Kelvin, non so, sì, mi pare anche a me. 1,2 gradi Kelvin, quindi un grado al di sopra dello zero assoluto. Ed è quello, difatti, l'LHC, noi diciamo sempre che è il posto più freddo di tutto l'universo, perché l'universo è leggermente più caldo di LHC a causa della radiazione di fondo. Invece LHC è proprio... La zona più fredda dell'universo, perché è tenuta a 1,2 gradi Kelvin. Ragazzi, se mi sbaglio coi numeri me lo dite, se non è 1 e 2, ma è 2, me lo dite. Mi sembra che quello dell'universo sia 2 o 3 Kelvin. È 2 o 3 Kelvin. Invece con noi 1 punto. 27 chilometri è la lunghezza, quindi la circonferenza, quindi il raggio, fate diviso 2, diviso pi greco. 3,14 esatto. Circa. Comunque, al di là di questi calcoli, adesso appunto stiamo mostrando altre immagini di repertorio, vedete, su dei poster che mostrano l'LHC, quindi non è, so, oggi non lo vedremo, perché noi vedremo l'esperimento, l'LHC diciamo entra all'interno dell'esperimento, fa collidere i protoni. E questi sono i giunti tra i magneti, quindi i punti dove questi magneti devono essere collegati, perché non è un pezzo unico, chiaramente, non è che lo portiamo giù intero. Questi pezzi unici vanno collegati ed è molto complesso, perché dovete immaginare che prima di tutto i magneti, quando vengono raffreddati, si restringono, quindi voi dovete fare delle connessioni che quando l'acceleratore viene raffreddato o riscaldato possano muoversi. Quindi è complicato. In più deve passare tantissimo kiloampere di corrente,
e devono essere fatte le saldature, quindi devono essere fatte alla perfezione. Se vi ricordate, nel 2008 c'è stato, appena era partito l'LHC, c'era stato un piccolo problema, non esplosione, ma semplicemente una giuntura che aveva non era stata fatta perfettamente, quindi un magnete aveva fatto un'esplosione. E quindi avevano dovuto lavorare poi per un anno a rifare tutte le saldature, essenzialmente. Allora, lì vedete effettivamente quei due tubini che sono in centro, sono i due tubi dentro cui passano i protoni. Allora, visto che si accelerano protoni sia in senso orario che in senso antiorario, si sono dovuti fare essenzialmente due tubi a vuoto indipendenti. Mentre invece nell'acceleratore che si aveva prima, che accelerava elettroni e positroni, si potevano accelerare nello stesso tubo a vuoto. E vedete tutta la struttura attorno, che sarebbe la struttura che rimane poi a meno a 1,2 gradi Kelvin. E un'altra particolarità: non è soltanto la zona più fredda dell'universo, ma c'è anche il vuoto più spinto dell'universo, perché in effetti si vogliono accelerare i protoni e farli scontrare solamente con gli altri protoni nei punti di interazione, quindi non si vogliono avere interazioni dei protoni con eventuali particelle di aria che rimangono nel tubo. Quindi dai tubi viene pompata via l'aria e poi con processi chimici viene assorbito quello che rimane. Esatto. Pensate che un ragazzo che abita con me, ad esempio, lavora nel team del vuoto dell'LHC e mi raccontava appunto delle tecniche che utilizzano per controllare questo tubo a vuoto, che deve essere comunque tutto continuo e non deve esserci all'interno nulla. Pensate che mi ha raccontato questa cosa, e penso di poter raccontare, che a volte fanno dei test con una pallina da ping pong, chiaramente ingegnerizzata, con all'interno dei sensori, e questa pallina da ping pong viene spinta con un piccolo soffio d'aria per fare il giro e quindi misurare diverse cose. Diceva che una volta una esplosa mentre girava, avranno dovuto pulire per un sacco di tempo. Non so se posso raccontarvi queste insider, dei gossip. Perché... Sì, sono le cose più divertenti. Comunque adesso... Sull'app ce n'erano di gossip, altro che gossip, storie vere abbastanza terribili. Allora... adesso poi parliamo dei quadrupoli, però vedete, questa è la seconda porta, la porta gialla stavolta. Come potete vedere, qua siamo a livello di sicurezza altissimo. Vedete questi simboli radiazione, così, che possono ricordare, ad esempio, non so, a livello di sicurezza una centrale nucleare. Ma noi non siamo una centrale nucleare, quindi non abbiamo materiale radioattivo. Però in verità il livello di sicurezza è esattamente lo stesso di quello di un ambiente in cui si lavora con le radiazioni. Questo perché fino a qui, diciamo, questa caverna, anche nel momento in cui ci sono le collisioni, quindi si stanno scontrando i protoni, noi possiamo scendere e cambiare le schede, toccare i cavi, perché ci sono, non so se 7 o 9 metri di cemento armato tra le due caverne, e quindi sei completamente schermato. Invece, adesso passiamo nella caverna sperimentale, e quando ci sono le collisioni lì non si può entrare, c'è un secondo livello di sicurezza, diciamo, un'area più a rischio radiazioni. Chiaramente adesso ci possiamo andare perché abbiamo misurato che, siccome non c'è il fascio da 2 anni e mezzo ormai, la radiazione è scesa, è decaduta naturalmente e possiamo entrare in questo ambiente. Adesso vedete di nuovo il controllo dell'iride, quindi come prima, e adesso entreremo quindi un momento di silenzio e pathos e suspense. E vedrete per la prima volta dal vivo, qua c'è un corridoio che si... Vedete, questa è la larghezza del muro che connette le due caverne, adesso la stiamo attraversando. E oltre la porta gialla, appunto, entriamo nella caverna sperimentale, cosiddetta UXC, Experimental Cavern, essenzialmente. A cosa serve la porta verde? La porta gialla, intendete? Insomma, appunto, serve a isolare di nuovo questo ambiente e a controllare chi è all'interno della zona più a rischio e chi è all'esterno. Momento di suspense. Ed ecco. Oh, Mohammed, where is going?
Okay. No, qui, perfetto, because it was chiuso okay, da un lato. Eccoci. Ah, sono anche i lavori in corso, perfetto. Allora, siamo entrati nella caverna sperimentale. Come potete vedere c'è già un pieno di cavi, di schede, di rivelatori ovunque. Allora, prima di tutto avete visto la struttura di CMS, è un cilindro fatto a fette. A questo punto potete vedere che la parte che chiude il cilindro è aperta, c'è un endcap, quindi una parte, l'endcap significa praticamente il tappo del cilindro, che è stato aperto, aperto, e potete vedere una delle fette che è esposta. Adesso potete vedere entrambe le immagini, vi mettiamo anche queste in modo tale che abbiate un'idea di cosa stiamo guardando. Potete immaginare che questa parte piatta, l'endcap, è stato spostato, aperto, e quindi noi stiamo vedendo, adesso vediamo diverse fette, adesso stiamo cercando una buona visuale. Esattamente. Oh, perfetto. Thank you very much, Mohammed, perfect. Stay there a couple of minutes. Vedete che è stato aperto il tappo e questa è una fetta esposta. Cosa sono tutte queste parti rosse che vedete? Le parti rosse sono la struttura di ferro di supporto. Quindi tutto quello che sostiene il rivelatore serve anche a mantenere all'interno il campo magnetico. Poi tra queste fette rosse ci sono tutte le rivelatori di muoni, tutte le camere a gas e non solo, le camere a file, diversi tipi di rivelatori che servono per vedere i muoni. E all'interno c'è il magnete, quello, diciamo, non so quanto riesco a indicare con la mia freccia, non so se lo vedete, ma dopo dopo tutti gli strati rossi c'è una parte circolare, quello è il magnete che riesce a creare un campo magnetico molto molto intenso di 4 Tesla in uno spazio molto grande. E poi abbiamo tutta quella parte che vedete a sinistra che non è nient'altro che il tappo. Vedete che adesso c'è una struttura gialla di supporto, ma poi quella viene rimossa e il tappo può entrare esattamente e chiudersi completamente. Perché noi ci serve che si chiuda? Perché quando ci sono le particelle, le collisioni, noi dobbiamo riuscire a coprire ogni zona dello spazio, perché sennò, se non riveliamo alcune particelle che passano, se ci sfuggessero delle particelle, non avremmo una visione completa di quello che sta succedendo. Quindi dobbiamo fare in modo tale che quando è chiuso sia completamente ermetico, di poter uscire a vedere tutte le particelle. Se, lascio la parola a Chiara. Sì. Allora, c'era poi una domanda che vedo adesso, scusa, quando ho menzionato i quadrupoli, però ti rispondo dopo, quando abbiamo finito questa parte. Allora, come diceva Davide, il centro del rivelatore è al di là di questa griglia che vedete gialla e verde. E proprio le interazioni avvengono tra protone e protone, quindi protoni che sono accelerati in senso orario e in senso antiorario nel tunnel, avvengono esattamente al centro di questo enorme rivelatore. Per darvi un'idea delle dimensioni, il rivelatore è alto 15 metri e lungo più di 20 metri. Allora, quando i protoni si scontrano all'interno, proprio nel vero centro del rivelatore, quindi diciamo nel punto 000, se siamo in un sistema di assi cartesiano, tutte le particelle vengono prodotte e quindi vengono emesse, nello spazio tridimensionale. E quindi il rivelatore è tutto posto attorno al centro dell'interazione per rivelare tutte queste particelle. La prima cosa che si fa è si rivelano e si misurano e si tracciano esattamente le particelle, quindi si misurano le loro tracce con un rivelatore che purtroppo qua non si può vedere ed è proprio quello al di là della griglia gialla e verde. Quando hai misurato tutte le tracce, quindi le hai tracciate nello spazio, inizi a misurare la loro energia essenzialmente facendole interagire con del materiale e fermandole. Quindi vedi come queste particelle essenzialmente muoiono quando entrano in certi materiali e misuri la loro energia. E per esempio questa specie di naso che vediamo, che poi entrerà, come diceva Davide, dentro l'altra parte del rivelatore, è uno di questi rivelatori che noi chiamiamo calorimetro, che misura per l'appunto l'energia di tutte le particelle che sono formate da quark che vengono prodotte nell'interazione. Quello è un rivelatore molto... Abbiamo perso la vista.
Ah, ok. Ah, thank you, God. Questo è l'interno, sì. Eh sì, allora, ricambio il discorso. Allora, questa è la parte, quella che si vede proprio al di là della griglia gialla e verde. E wow. Si vede veramente dietro la parte coperta da questi fogli di alluminio, si intravede il rivelatore che traccia le particelle. E il tubo che vedete nel centro della foto è proprio il tubo a vuoto dove i protoni circolano in senso orario anti-orario. Cioè quando si avvicinano, proprio poco prima di entrare nel rivelatore, i protoni vengono deviati all'interno di un solo tubo appunto un tubo di beriglio, credo che sia fatto proprio per poi diminuire, diciamo, lo spessore di materiale e l'interazione tra protone e beriglio, e vengono portati dentro questo tubo di beriglio proprio dentro il rivelatore, dove poi verranno fatti collidere proprio esattamente nel punto 000. Come mai è stato scelto proprio l'alluminio per rivestire le parti interne? Ah, un secondo prima di rispondere alla domanda, seguiamo Mohamed. Siamo saliti di un piano, anzi non so, di due piani forse, e potete vedere questo che è il pozzo principale dove è stato calato ogni pezzo di CMS e poi riassemblato, diciamo, nella caverna. Potete vedere, si vede in cima il tetto del nostro capannone, quindi questi sono 100 metri essenzialmente, e pensate che i pezzi di CMS erano così grandi che la tolleranza rispetto alle pareti, quando è stato calato, erano di circa 5-10 centimetri, qualcosa del genere. Quindi il pezzo più grosso, che è quello centrale con il magnete, era un pezzo unico di non so se, non mi ricordo quante tonnellate, ma molte, cioè la parte principale del pezzo di CMS è proprio il suo magnete, ed è stato calato in 8 ore, perché appunto non si voleva picchiarlo contro le pareti, ed è stato, diciamo, sicuramente un'operazione epica, un'operazione molto, molto importante, che è anche molto difficile. È stata filmata dalla televisione inglese, dalla BBC. Esatto, esattamente. Ovviamente le passarelle verde sono state messe dopo, non c'erano, sono state messe dopo. Lì si può andare soltanto in case eccezionali con qualcuno che ti accompagna, è molto suggestivo perché ti trovi proprio un po' appeso nel vuoto. E quella naso rosso invece è il sistema di sicurezza in caso di incendio, cioè da quella bocca rossa esce una schiuma che di non so che cosa, una schiuma che spegne il fuoco. Esatto, diciamo che quel sistema è stato testato solo una volta e solo nella caverna di CMS, ma c'è in tutte le caverne di LHC. È un sistema che ti permette, in caso di incendio ad esempio, di riempire la caverna in pochi minuti. Se ci sono delle persone, riescono a respirare attraverso questa schiuma, se non sbaglio, mi ero detto così, ma purtroppo chiaramente il rivelatore sarebbe rovinato, quindi esatto. Diciamo, si cerca di non usarlo, cioè, speriamo proprio di non doverlo mai usare. E vedete dall'alto la vista, vi dà adesso forse più l'impressione di quanto sia grande. Esatto, vedete una persona che lavora, esatto. Mohamed, stay there, don't move. Esatto. No, Mohamed, come back as you looking. Yeah, turn back, please. A little bit. A bit more. Yeah. Okay, stop. Great. Stay there a minute, please. qua dovete proprio vedere appunto l'handicap, il naso, tutti i diversi rivelatori e poi tutti questi cavi che non sono intanto, come dicevamo prima, cavi che portano a corrente, il gas, le fibre ottiche. E pensate che siccome dobbiamo essere completamente sincronizzati, le fibre ottiche che sono dalla parte più vicina alla caverna hanno dei giri, diciamo, di riserva, in modo tale che le fibre ottiche siano lunghe uguali, perché anche questi problemi sono importanti quando bisogna leggere dei dati a 40 milioni di volte al secondo. Quindi la luce che percorre delle fibre ottiche deve essere tutta molto ben sincronizzata. Quando ci è avuto per costruire tutto? Beh, molto, molto tempo. La progettazione è durata sicuramente 10 anni prima dell'inizio della costruzione, ma anche di più, quindi possiamo parlare degli anni 90, quando c'era ancora in operazione altri rivelatori, si chiamava LEP, che era lo stesso
diciamo, usava lo stesso tunnel per l'acceleratore, ma poi aveva delle caverne diverse, diversi rivelatori. Sì, accelerava, c'era il tunnel appunto di 27 km, era stato costruito negli anni 80, finito nell'89, e si acceleravano all'epoca elettroni e positroni. I positroni sono l'antimateria dell'elettrone, quindi sono elettroni positivi. E c'erano appunto all'epoca anche quattro caverne e l'acceleratore che si chiamava LEP, quindi Large Electron Positron Collider, ha funzionato per 12 anni. Dopodiché nel 2000 è stato smantellato e si è iniziato a costruire l'HC. E nel frattempo i rivelatori venivano costruiti, quindi ci sono voluti una decina d'anni per costruire tutti i rivelatori e l'acceleratore. Però, come diceva Davide, la progettazione ha preso altri anni in precedenza. E anche adesso è in corso per gli aggiornamenti che verranno fatti. Non è mai una macchina finita. Cioè, si pensa sempre a modi per migliorarla. Ad esempio c'è il cosiddetto upgrade che verrà portato avanti per aggiungere nuovi pezzi, cambiare alcune parti e modernizzarne altre per il 2024, se non sbaglio, dove inizierà quello che è cosiddetto High Luminosity LHC, quindi un LHC potenziato. Ho visto la domanda di Pietro che chiedeva, cioè la domanda a cui Pietro si riferisce, che chiedeva, se non sbaglio, chiedeva come si facesse a cablare senza perdere traccia del percorso dei segnali. Database, ogni cavo, la posizione di ogni componente, di ogni cavo, è sia in un modello 3D che in una serie di database, di basi dati in cui ogni pezzo è registrato. Pensate che noi possiamo costruire una simulazione di questo detector davvero molto molto sofisticata, quindi noi possiamo fare finta di un computer di lanciare delle particelle e ricostruire quello che succederebbe in realtà. E poi è veramente questo il modo in cui facciamo poi l'analisi dati, quindi generando della simulazione e confrontandola con i dati veri. Beh, comunque dovete pensare che non è che ognuno di noi conosce tutta la posizione, tutti i cavi e tutti i rivelatori, però a gruppi conosciamo una parte di questo sottorivelatore, per cui ci sono dei gruppi di persone che conoscono benissimo il cavo da dove, esatto, quel cavo lì da dove parte, da dove finisce, e se effettivamente si nota che c'è qualche cosa che non funziona nel rivelatore, si riesce ad andare esattamente a capire qual è il cavo eventualmente che non funziona, qual è la scheda di elettronica, nel particolare rack, che si è rotta. Volevo parlare, già che siamo in questo. Tra l'altro, scusate, a sinistra di Chiara, nella sala di controllo, ciao Chiara, ciao, ci sta una postazione dedicata, no? Quella del Data Quality Monitor. Oddio, qual è la mia sinistra? Ah, questa. Dove c'è Zolta, sì. Dove c'è Zolta. Ah, no, qua. Il DQM. Sì. Ah sì, c'è la postazione del Data Quality Monitor che controlla, cioè, noi usiamo, la qualità usiamo, dei usiamo i dati stessi per capire se c'è un problema. Cioè guardiamo che ad esempio delle cose banali succedano, no? Che se vengono le collisioni in mezzo a CMS, circa tutto CMS in media veda sempre la stessa cosa. Quindi se c'è un punto sempre spento, vuol dire che i cavi che portano lì non stanno funzionando. Quindi si utilizzano i dati stessi per verificare la funzionalità dell'acquisizione. Ah, guardate qua che bello. Allora, sono andati proprio in cima al rivelatore. Che bello. Cosa che pochissima gente sì, mai andato. Questa virtual visit, esatto, fa vedere più cose di quanto sarebbe una vista, esatto, normale. Esatto, sì, sì. E allora vedete proprio quello, tutti i cavi, come il rivelatore dall'alto. Bellissimo. Quindi tutti i cavi come vengono trasportati. Vedete la dimensione enorme del rivelatore, laggiù in fondo appunto c'è il... Sì. 20 metri sotto c'è il pavimento. E ci sono anche, si vedono benissimo le fette, quindi questi diversi strati rossi di ferro, cioè la struttura di... Come dicevo prima, il rosso è la struttura di sostegno di ferro, poi in mezzo ci sono i rivelatori. Queste fette si possono spostare, aprire singolarmente per lavorare all'interno e poi chiudere. Infatti adesso siete fortunati a vederlo aperto perché siamo fermi, non ci sono, quest'anno non ci sono collisioni e possiamo aprire tutto, lavorare e mostrarlo anche a voi. In genere però la cosa importante appunto è che pensate che
queste fette possono essere spostate a mano, perché essenzialmente ci sono, si poggiano su dei piedoni a cuscinetto d'aria, e quindi essenzialmente 4-5 persone riescono a spostarlo senza dover impiegare chissà quali macchinari, anche perché lo spazio è ridotto. E pensate però che allora ci si chiederà, ma se lo spostate così facilmente poi sarà tutto disallineato. Infatti è fondamentale l'allineamento, perché se noi pensiamo che un pezzo sia così, poi in verità è così, e le particelle non poi le vediamo passare storte. Quindi bisogna essenzialmente allinearlo. Ci sono tutti dei punti, ci sono dei laser che vengono sparati, diciamo, e ci sono dei punti di allineamento, non so come, dei punti geodetici. Sì. E in modo tale che quando viene spostato poi si possa allinearlo in modo tale che sia sempre all'incirca nello stesso punto. E pensate che ogni anno la caverna di CMS un pochino sprofonda nella terra e il tubo dell'HC sale invece. Quindi se non sbaglio ogni tot anni devono essere regolati i piedini dell'acceleratore, immaginate come il piedino del mobiletto, in modo tale che l'acceleratore faccia passare le particelle esattamente nel centro, perché sennò appunto faremo passare i protoni all'interno dell'elettronica, ed è una cosa che sicuramente vogliamo evitare, perché sennò si bruciano i sensori. Rispondiamo magari a qualche domanda. Io devo prendere gli occhiali se voglio leggere. Non preoccuparti. Quanti lavoratori frequentano giornalmente la struttura? Beh, come dicevo, ci sono sia i tecnici, diciamo che proprio tecnici, ingegneri, fisici che lavorano direttamente sul rivelatore, quindi che ogni giorno lo migliorano, lo fanno devono aggiustarlo, cambiano dei pezzi, quindi secondo me siamo attorno alle 50 persone che girano giornalmente all'interno della caverna. Sì. Ma il CMS non è solo questo, e ci sono migliaia di persone che si occupano di altre parti, perché sia il software che sia l'analisi dati, che è forse la parte che ha più persone all'interno. In totale il CMS, la collaborazione sarà 3.000-4.000 persone. Però diciamo la parte invece delle persone che si occupa direttamente del rivelatore è sicuramente di meno, e la parte delle persone che proprio va in caverna ogni giorno è secondo me sui 50. Ah, poi c'è quella domanda sull'alluminio. Allora sì. L'alluminio, perché l'alluminio chiude molto bene la luce. Quindi essenzialmente se tu copri i tuoi rivelatori con l'alluminio, li isoli dalla luce, e la luce ovviamente ti può creare problemi, perché ti può dare i fotoni. La luce sono sempre fotoni, insomma. Segnali elettrici. Sono fotoni a bassa energia, più bassa energia di quelli che vediamo di solito, però ad esempio se c'è la luce accesa in ECA a volte vediamo dei segnali. Se c'è un grande con la luce accesa, dobbiamo spegnere le luci in caverna. Infatti in genere quando ci sono le collisioni uno pensa sia tutto acceso, in verità è buio. È tutto buio. Se ci pensate è anche molto bello da immaginare, cioè completamente buio e non ci sono luci. E l'alluminio comunque sono fogli molto sottili, lo conoscete anche voi, il cookie come si chiama in Italia, no? Esatto. È molto sottile, quindi essenzialmente non, le particelle non interagiscono con uno strato così sottile, però è molto efficiente a coprirti la luce. E qua parliamo del naso, del nose, che appunto è questa parte che vedete a punte, e quella parte lì è proprio dove finisce l'acceleratore e dove inizia il rivelatore. Quella è una parte molto importante, sia perché i due tubi devono essere, cioè i fasci che stanno arrivando uno di qua e uno di là, devono essere stortati in modo corretto dai magneti che si chiamano, ci sono diversi pimenti che fanno questo lavoro di fare collidere i fasci collimatori essenzialmente, ma è anche importante, bisogna avere tutta quella struttura di, diciamo, che copre quel punto, perché la reazione, quando le particelle si scontrano, come vi dicevo prima, la maggior parte delle collisioni non producono particelle che sono molto trasversali, quindi che fanno, diciamo, così, ma la maggior parte delle collisioni rimangono ad angoli molto bassi, quindi dovete immaginare che le particelle che escono dalla collisione continuino il loro percorso e vanno a finire tutte vicino al vicino al tubo. Quindi essenzialmente noi chiamiamo quella zona una zona ad alta pseudorapidità, diciamo, cioè una variabile che usiamo per l'angolo essenzialmente. A regione di basso angolo bisogna coprire tutto il rivelatore, altri rivelatori e il tubo con dei materiali molto resistenti alle radiazioni, perché vengono irradiati molto. Qui adesso vediamo dei tubi che portano la reazione, tengono sotto controllo l'umidità, eccetera. Guardiamo se c'erano altre. Allora, queste l'abbiamo. Generatori di riserva. Cosa hai fatto? Generatori di riserva, sì, abbiamo generatori di riserva.
per la maggior parte dei sistemi, soprattutto quelli vitali, tipo il magnete, che non, il magnete è un magnete superconduttore, quindi non si può staccare la corrente velocemente. Anzi, nel caso di problemi, pensate che il magnete è collegato a un sistema di rame, diciamo, di fili di rame, ma fili larghi un metro di rame, delle piastre che vengono portate fino in superficie e scaricate probabilmente in qualche pozzo di sicurezza, in modo tale che, come un parafulmine, in modo tale che quando c'è un problema e deve scaricare velocemente la propria corrente perché magari non perde la sua superconduttività, la corrente deve essere scaricata da qualche parte, c'è questo sistema che porta all'esterno. Ah, scusi se ti interrompo, ha fatto vedere questa enorme lastra di ferro rossa e questo è effettivamente proprio il tappo finale del rivelatore e l'estremità del cilindro, quindi del tappo del cilindro. E si vede di nuovo bene il naso, che appunto Davide ha spiegato prima, che va poi a entrare. No, non entra lì, poi c'è la parte arancione che chiude, c'è ancora un altro... sì, perché sennò la caverna diventerebbe tutta reattiva velocemente. E vedete che adesso stanno lavorando alla beam pipe, quindi al tubo che porta all'interno i due fasci. Cioè, chiaramente perché ci serve un tubo? Non tanto perché i protoni se no vanno in giro, ma solo perché dobbiamo tenerlo sotto vuoto, quindi deve esserci sempre un tubo attorno. E berillio, come diceva prima Chiara, perché ci serve uno strato sottilissimo, se no le particelle che escono andrebbero contro il tubo e noi non lo potremmo più vedere. Invece il berillio, a quanto pare, interagisce poco, è molto sottile, si può produrre in modo molto sottile, quindi le particelle passano attraverso. Poi sul percorso di studi dopo ne parliamo. Sì, per i quadrupoli magari possiamo dire, sì. Allora, voi sapete forse come funziona un dipolo, quindi che c'è una calamita, quelle vecchie calamite... Non so se esistono ancora quelle fatte a C. Sì, penso sì. E comunque il dipolo c'ha un polo nord e un polo sud, e quindi ha le linee del campo magnetico che vanno dal nord al sud. Allora immaginatevi di avere due dipoli, uno messo diciamo lungo l'asse XY, uno messo lungo l'asse X e l'altro messo lungo l'asse Y. Quindi avete... non soltanto i due campi indipendenti che creano un campo che va da destra a sinistra, dall'alto verso il basso, ma ovviamente si crea un campo che è più complesso, quindi diciamo bidimensionale, non lineare, che fa sì che le particelle vengano essenzialmente spinte verso... focalizzate verso... Allora, in genere se ne usano sempre due di seguito, due quadrupoli di seguito con il nord e il sud orientati in modo diverso, in modo da poter focalizzare le particelle proprio intorno allo 0,0. Esatto, adesso state proprio vedendo... thank you Noemi. Vedete queste graffette? In genere le usiamo quando il campo magnetico è attivo, perché il magnete è così potente che chiaramente prima di tutto magnetizza i materiali e sono ancora magnetizzati, quindi il ferro di cui sono costruite le strutture è ancora magnetizzato, e pensate che adesso il magnete è spento, ma questi materiali sono così tanto magnetizzati che riescono a sostenere una fila di graffette, e pensate che adesso l'effetto è piccolo perché il magnete è spento, ma quando il magnete è acceso quelle graffette sarebbero praticamente in orizzontale, e essenzialmente perché sapete perché ci serve questo campo magnetico? No, è vero che non posso rispondere. Essenzialmente ci serve perché non è esatto, non è okay. Live. Cioè non è in diretta la risposta. Ed essenzialmente perché le particelle, quando passano in campo magnetico, vengono curvate come dalla forza di Lorentz, come probabilmente starete studiando a scuola, e diciamo vengono curvate in modo diverso a seconda se sono positive o negative come carica elettrica, e quindi questo ci permette, se ci pensate, di distinguere la carica, ma anche vengono curvate diversamente a seconda della loro energia, della loro quantità di moto, e quindi questo ci permette anche di misurarne la quantità di moto. E adesso potete vedere qua, ci sono i muletti per lavorare essenzialmente, vedete che portano i nostri tecnici e ingegneri a sistemare diversi punti del rivelatore. Possiamo raggiungere diversi punti con questi macchinari, e di nuovo potete vedere
il bellissimo handicap, che pensate è uno degli esperimenti che verrà, uno dei pezzi che verrà sostituito nel 2024-25 da un nuovo rivelatore, non fatto più di cristalli, ma fatto tutto di silicio, quindi diciamo da rivelatore al silicio, quindi più preciso e più performante, e ci permetterà di vedere meglio le particelle nella zona dell'handicap, che è una zona molto difficile, perché come dicevo tantissime particelle passano di lì, perché la maggior parte delle collisioni sono a basso angolo. Ah, qua potete vedere anche sia i piedi ma anche le strutture di sostegno che sostengono il rivelatore in posizione verticale, e poi tutti i cavi che comunque portano corrente. E qualche domanda magari così da stimolare altre, qualche domanda su questo, su quello che state vedendo, così parliamo direttamente di quello, vediamo direttamente di quello che stiamo guardando. Ad esempio, un'altra curiosità, non c'è solo, questo qua non è l'ultimo piano dove siamo, c'è anche un piano o meno uno, se non sbaglio, o anche due piani. Allora, sono mai stato, sinceramente, sì, così tanto in basso. Adesso sono scesi sotto? No. No, sono allora, al piano si terra. Può, si può scendere sotto il rivelatore, quindi sotto il pavimento, e sotto effettivamente ci sono ancora cavi e insomma è una zona di servizio. Vedete le due fette chiaramente unite qui, qui si potrebbero aprire, ma in verità in questo momento sono chiuse. Ci sono, penso, dei contatti che le tengono comunque ben stabili. Però sono completamente indipendenti, in modo tale che anche quando le spostiamo i cavi non si strappino essenzialmente. Mm. C'è tutto questo problema di poter muovere queste fette tenendo tutto questo cablaggio sempre stabile. Sono stati affrontati... Domanda. Sì. Come facciamo a muovere le fette? Ah sì, dicevamo prima che sono appoggiate su dei piedoni a cuscinetto d'aria, non so se prima li abbiamo... Si vedono, possiamo... no. Sì, si vedono. Mami, can you show us, please, the foot, what's the name? Cushions. Ah, the air cushions. Yes. Sorry, say again? Can you show us, please, the air cushions for the... Under the okay. E poi essenzialmente c'è, sono tutte queste fette, diciamo, queste slice, sono collegate con dei grossi cavi dei grossi cavi, come si chiamano, di ferro? No, non lo so di cosa, che vengono tirati da un motore che è al fondo della caverna. Cioè, quindi per aiutare, cioè, comunque per tenere stabile il sistema. Ecco il cuscinetto, per poterlo muovere facilmente. Io prima dicevo che lo sposto a mano, ma chiaramente con l'aiuto anche di... Sì, si usa in genere un motore. Sì, perché nel senso, lo si può spostare a mano, nel senso che comunque è leggero, è appoggiato sull'aria, quindi come sapete è più facile da spostare. E quindi c'hai due motori dai due lati che tirano in modo regolare. Esatto. Non l'ho mai visti in funzione, perché non lavoro direttamente, diciamo, nella parte... No, di solito non lavoro nella caverna sperimentale, anche per collegarci un po' alla domanda che per questi studi avete fatto. Ad esempio mi occupo del calorimetro elettromagnetico, quindi da uno degli strati interni, che è fatto di cristalli scintillanti o scintillatori, che essenzialmente al passaggio delle particelle cariche emettono luce, quindi possiamo misurarne l'energia di queste particelle che ne passano attraverso. E mi occupo diverse ottimizzazioni per il nuovo run di LHC, diciamo la nuova presa dati che inizierà l'anno prossimo. Invece Chiara, qual è il tuo... Sì, io penso che loro volessero anche sapere come, cioè che cosa abbiamo studiato, sì. Quindi almeno io ho fatto l'università, mi sono iscritta a fisica, la facoltà di fisica, e tu puoi immaginare anche tu. Sì. Io a Torino, e invece Davide a Milano. Sì. Dopodiché abbiamo chiesto una tesi per lavorare su fisica sperimentale, quindi all'epoca per me non c'era la specialistica, immagino tu abbia già fatto la specialistica. Sì, era 5 invece 3 più 2 3 più 2, quindi tu fa i primi 3 anni di fisica, diciamo, generale, poi si iscrive alla
alla specialistica in interazioni fondamentali o insomma adesso si chiama fisica particelle o comunque ad esempio Milano è generica, poi uno a seconda della tesi che fa si... ogni città ha le sue cose diverse. Ah, ecco, questo è il motor, è il motorino che tira i cavi. Ecco, che si vede. Non l'ho mai visto. E li arroto, cioè li arrotoli e li srotoli. Dopodiché, non so, io per esempio all'epoca avevo fatto una tesi costruendo un calorimetro per un esperimento al Fermilab, al laboratorio vicino a Chicago. E, dopodiché ho fatto il concorso per il dottorato, ho preso il dottorato anche quello a Torino e avevo lavorato per 3 anni, ma forse anche erano stati 4, su un esperimento invece al CERN. Non CMS, ma un altro esperimento che invece studiava, studiava delle interazioni di muoni su bersagli di vario tipo per studiare la struttura interna del protone. E invece Davide, penso che tu abbia fatto il dottorato. Sì, io sono al terzo anno di dottorato, non ho ancora finito, ma ci sono quasi. Avevo fatto diciamo la tesi magistrale con Pietro in analisi dati, ma avevo lavorato anche appunto sempre sul calorimetro di CMS e adesso appunto sono al terzo anno e non ho ancora finito. Quindi insomma fai fisica, fai una specialità magistrale in interazioni fondamentali, fisica sperimentale e cerchi di fare una tesi su... appunto, ma meglio sarebbe CMS per l'appunto. Perché è l'esperimento più bello. e poi si applica per un dottorato in Italia o all'estero e poi la storia continua, nel senso che poi puoi cercare delle borse post-dottorato che si chiamano proprio per l'appunto post-doc e poi insomma continui cercando... un posto da ricercatore o da professore associato. Qua stiamo vedendo il pozzo di prima, quello dove c'è l'ascensore, e vedete questo shaft, questo, come si dice, tappo che si può chiudere, questa saracinesca che si può abbassare. Quella verde. Esatto, uh-huh. E questo è diciamo, nel momento in cui ci sono le collisioni, viene chiusa in modo tale da isolare completamente e anche se non sbaglio un pezzo di muro forse si sposta, no? Alle spalle della webcam, dovresti chiedere di girarsi, guardare le sue spalle. Mohamed, can you please turn on your back? Just turn around, yeah. Thank you. Hi Noemi. Exactly, that's it. Ah, e tra l'altro, scusate, si vedono per terra a fianco delle linee gialle e nere, queste lastre di metallo, no? Sì. Ecco, quelle lastre di metallo sono i binari dei cuscini ad aria compressa, cioè sono qui, ma sono anche in caverna, cioè quella grande parete di blocchi di cemento che vedete di fronte a voi si sposta verso di noi su cuscina ad aria compressa che scivolano su queste lastre di metallo, che vengono anche unte per facilitare lo scorrimento. Certo. Quindi si vede sulla base gialla della parete, no? Che ci sono... 2 sporgenze metalliche, sotto quelle sporgenze vengono inseriti cuscina d'aria compressa per sollevare la parete stessa. In modo tale da isolare completamente la caverna dal pozzo di servizio e dall'altra caverna. Quindi diciamo, in questo momento è aperta perché invece dobbiamo spostarci facilmente da una caverna all'altra per poter fare tutti i lavori. Che tipo di specializzazione hanno gli ingegneri che lavorano alle riparazioni e al miglioramento delle strutture? Beh, sicuramente abbiamo tantissimi ingegneri meccanici, tantissimi ingegneri di tutti i tipi, elettronici. Esperti di raffreddamento. Esatto, esperti del vuoto. Del vuoto, giusto. Diciamo, il CMS, il CERN in generale, è davvero un parco divertimenti per ingegneri, non solo per fisici. I fisici chiaramente... anche informatici. Informatici, esatto. Mm. Anche ingegneri informatici. Diciamo, c'è una grandissima parte di computing e di algoritmi, e non solo, di gestione dei dati, di database, una parte di supporto. E quindi, diciamo, c'è lavoro per tutti ed è molto... interessante in qualsiasi campo uno voglia lavorarci. Ad esempio, io sono fisico ma ho molto interesse per la parte più computazionale, in questo caso c'è tantissimo da divertirsi a lavorare nel campo della fisica delle particelle, ma ad esempio anche un ingegnere meccanico può avere grandissime sfide, appunto
come potete vedere, per costruire e per mantenere questo tipo di struttura si sono inventate e superate tantissime barriere tecnologiche e non solo. Per esempio, io so ultimamente un ingegnere che lavora con noi qua a CMS, lui aveva lavorato prima a Chernobyl proprio per fare la cappa, lo schermo. Per coprire insomma la zona dove c'era stato l'incidente 25 anni fa. Adesso invece lavora con noi e lavora proprio con noi a CMS giù nel pozzo, per appunto studiando problemi di protezione di radiazione. Certo. La dimensione comunque è impressionante quando si vede rispetto a una persona che appunto sta nel corridoio. Qualche domanda magari, fateci domande sulla caverna, così non è, che magari a noi ci sfugge qualche curiosità. Ecco lì l'arancione, quello che vedete, la parte arancione, è lo schermo proprio della zona in avanti che vi diceva prima Davide. Quella parte arancione si richiude su se stessa, va attorno alla beam pipe proprio per proteggere la caverna dalle radiazioni. Però diciamo che il punto, forse quella lì è proprio il punto più caldo dal punto di vista delle radiazioni che ci abbiamo. Perché ad esempio un'altra cosa che si può dire su questo è: magari non sapete in che senso diventano radioattivi la caverna. Allora, noi non abbiamo nessun tipo di materiale pesante, quindi ad esempio una centrale nucleare può essere radioattiva perché ha uranio, plutonio, tutti elementi pesanti, con nuclei pesanti, instabili, che quindi decadono e diventano radioattivi e con brutte conseguenze, eccetera. Noi non abbiamo elementi pesanti, la nostra radioattività viene semplicemente dal fatto che quando una particella ad alta energia passa attraverso un qualsiasi materiale, questo materiale interagisce con queste particelle, magari interagisce il suo nucleo, ed essenzialmente quindi diventa anche lui instabile, diventa radioattivo, nel senso che questi nuclei poi decadono e quindi emettono particelle e sono quindi radioattivi. Il fatto è che questo tipo di radioattività indotta dall'interazione con delle particelle, appunto, siccome non è fatta da elementi pesanti, dopo un po', a un certo punto, tutto il materiale che è stato attivato decade e non è più radioattivo, quindi non è un tipo di radioattività persistente. Ed è per questo che, ad esempio, durante la pausa invernale, quindi da dicembre a marzo, quando l'HC viene spento perché diciamo l'elettricità è molto più costosa in quel periodo e soprattutto serve per il riscaldamento delle case, quindi diciamo viene spento l'HC ogni anno nel periodo invernale, in quel momento, dopo circa 2 settimane, si può tornare nella caverna, lavorare e tranquillamente entrare. Però la parte del naso, quella parte arancione, invece non viene aperta, non viene toccata. Anzi, se non sbaglio, c'è una specie di garage dove si solleva la saracinesca, questo blocco di ferro viene spostato all'interno e viene chiuso in modo tale che quella parte lì più attivata, che impiega molto più tempo a decadere completamente, viene messa nel garage e la gente... Garage per il calorimetro forward, credo. Per HF anche, sì. Anche, sì. Sì, perché abbiamo anche dei rivelatori che non sono proprio nel centro, ma sono lungo il fascio, perché appunto anche in quei casi può avvenire della fisica interessante, e sono dei rivelatori fatti apposta per, diciamo, per resistere ad alto flusso di radiazioni. Qui ormai adesso è spento l'acceleratore, perfetto, perché ogni tot anni... Ah, poi c'è anche questa, Ok, scusate, sì. Vabbè, tanto non so, rispondi sì. Pure a quella. Ogni... Allora, la presa dati dell'HC viene divisa in periodi, chiaramente non in modo tale da suddividere l'attività e organizzarla in modo sensato. Questi periodi in genere sono delle prese dati di 3 anni, quindi abbiamo fatto RAN 1, RAN 2, adesso sta per iniziare RAN 3. E in mezzo a questi periodi di 3 anni ci sono dei periodi più brevi, circa di 1 anno o di 2 anni, dove invece è tutto spento, in modo tale che sia l'HC che gli acceleratori possono fare degli aggiornamenti, oppure possono aprire tutto, aprire le fette e cambiare dei cavi e fare delle modifiche. Lo interrompo, Davide. Qua vedete questo innanzitutto vedete CMS da sotto, che è una visione abbastanza impressionante. Poi vedete a sinistra questa trave di metallo, no? Che sorregge uno dei dischi finali. Ora, dal tuo punto di vista ingegneristico, mantenere in verticale uno dei tappi non è diversissimo da tenere una moneta in verticale su un tavolo. Cioè si tratta di una lastra di metallo pieno, alta 20 metri e larga poco più di uno. Quindi
capite che costruire un rivelatore di questo genere non significa soltanto avere tanti fisici che lavorano insieme, ma una squadra ingegneristica, anche di ingegneri civili, di esperti di meccanica, che sappiano progettare queste cose in modo che non collassino quando sono in caverna. E queste visioni, secondo me, vi danno molto l'idea del connubio, no? Fra la parte ideale del rivelatore, cioè quello che farete durante la masterclass, la ricostruzione degli eventi, la fisica fondamentale, eccetera, e la parte reale. Qui c'è una quantità di cavi incredibile. E vedete, tra l'altro, che sono tutti arrotolati in matasse, no? E c'è una quantità di cavi incredibile che deve funzionare con la precisione dei 25 nanosecondi di tempo per riuscire a raccogliere tutti i segnali insieme. Quindi il rivelatore deve essere allineato sia nello spazio ed anche nel tempo. E questo pone problemi aggiuntivi tecnologici che nella vita di tutti i giorni non si incontrano. Ad esempio, in generale è meglio se i cavi sono tutti lunghi uguali, perché il segnale impiega tempo attraversare i cavi, se un cavo più corto porta un segnale in anticipo rispetto agli altri. E questa è una delle ragioni per cui spesso ci sono tante matasse di cavi sparpagliate in giro, perché bisogna mantenere tutti i cavi lunghi uguali. Bisogna farlo senza che diano fastidio all'acquisizione dei dati, senza che diano fastidio all'elettronica, senza che pongano problemi di sicurezza, senza che generino troppo peso. Quindi questo arnese, di fatto, è una delle sfide tecnologiche più complesse che siano mai state vinte. Allora, c'è una domanda sul tunnel di LHC. Allora, il tunnel è stato hanno iniziato a scavarlo negli anni 80. Adesso non mi ricordo se era l'anno 83 o 85, non mi ricordo esattamente la data. E all'epoca è stato il lavoro di ingegneria, diciamo, più grande che c'era in Europa. E immaginate i problemi di scavare un tunnel a 100 metri sottoterra. Da un lato sì, con il lago di Ginevra, il lago Lemano da un lato e dall'altro lato il Giura. E nonostante fossero stati fatti studi geologici molto approfonditi, anche in quel caso lì ci si era incontrati con un fiume che non era stato previsto. E che aveva portato sei mesi di ritardo nella costruzione, perché anche in quel caso avevano dovuto ghiacciare tutta la terra per poter poi bucare e cementare. E se uno va ancora adesso in quella zona, che è proprio la parte più, diciamo, sotto il Giura, dove c'è Scenevex, c'era Alef una volta, si vede proprio ancora tutto il calcare dell'acqua che trasuda dai muri. Poi il tunnel fu finito di costruire nell'88, nell'89 l'acceleratore di elettroni e positroni è stato montato e si sono viste le primissime collisioni in agosto dell'89. Quindi è un bel po' di tempo che collidere cose in questa regione. Ah, qua si sta facendo vedere le fette unite. Ah, guarda che dettaglio. Le leggi tu le domande? Sì, sì. Le leggo, ma... Il volume della caverna, saranno 40 metri di lunghezza o di più, perché considerando lo spazio libero, per 30 di altezza, per 30 di larghezza, circa. La struttura della caverna, i meccanismi di chiusura della stessa, necessitano di qualche tipo di manutenzione? Immagino di sì. Nel senso, la struttura della caverna in sé, come vi dicevo, il cemento armato no, però, come vi dicevo, si sposta, fluttua nel terreno, anche se è appoggiata su una roccia madre, diciamo, però si sposta leggermente qualche millimetro l'anno, quindi in verità sì, abbiamo bisogno di regolare l'altezza dell'acceleratore rispetto al centro del rivelatore, quello sì. Mentre la chiusura, saranno normalmente le normali manutenzioni. Pensate che l'LHC è così preciso nel suo allineamento che noi siamo in grado di vedere l'effetto del passaggio della Luna. Quindi, nel senso, immaginate la Luna che arriva, sale, diciamo, arriva da una parte, quindi la Terra in realtà ruota, diciamo, vede la Luna in diverso modo, e siccome l'acceleratore è lungo 1 chilometro, la parte più vicina dove sta arrivando la Luna risente della sua attrazione gravitazionale,
la parte più lontana la risente di meno, e quindi viene leggermente diciamo, la traiettoria del l'acceleratore viene leggermente compresso di frazioni di millimetro, e questo pensate che non fa più collidere le particelle. Quindi abbiamo bisogno di una regolazione anche di questo tipo, per pensate a che precisione riusciamo a raggiungere, che delicatezza che ha questa struttura. Davide, sempre riguardo alla maintenance della caverna, questo fiume di cui parlava Chiara in precedenza non si è spento, no? Quindi no, c'è acqua sotterranea. Sì, difatti ci sono delle pompe che funzionano in continuo per pompare via l'acqua. Ah, c'è un po' di falda. E c'è una cisterna sotterranea sotto la caverna, tra l'altro. Sì. Ed è per questo che bisogna controllare ogni giorno, anche quando tutto è spento, nelle vacanze, per dire di Natale, che non c'è nessuno, vengono fatti dei tour di controllo, proprio per controllare che tutto sia a posto. E difatti, precedentemente, non in CMS, ma in un altro punto, successe una volta che che le pompe si fermarono per qualche motivo, e quando il tipo che faceva il tour di controllo arrivò sotto, a 100 metri sottoterra, si trovò un lago di acqua di 20 centimetri. Non successe niente di drammatico, perché per l'appunto, come avete visto, il rivelatore è sollevato da terra, non tocca terra, e quindi insomma c'è un margine di sicurezza anche in caso le pompe si rompano. Sì, diciamo che un sistema del genere ha diversi livelli di... un po' come quelli di un po' come un aereo, no? Come si dice, prima che un aereo cada, diciamo, devono avvenire tutta una serie di circostanze. Madonna, cosa dici? No, nel senso, è un sistema di sicurezza a strati, no? Quindi, nel senso, quando c'è un problema meccanico, in genere c'è sempre un sistema di backup, e quindi l'unico modo perché davvero un aereo cada è che tutta una serie di circostanze vadano malissimo. Anche in questo mi caso rassicuri. Anche in questo caso la sicurezza CMS funziona a tantissimi livelli di sicurezza diversi, e sistemi ridondanti che ci permettono di... perché chiaramente le cose si rompono, le cose... Davide, scusa ti interrompo. Quello che vedete adesso nell'immagine è una sorta di cingolo che contiene tutti i cavi al suo interno. Questo perché i cavi, essendo molto lunghi e grossi, sono pesanti, no? Perciò quando si prova a spostare CMS, non si può pensare che lo spostamento di uno dei pezzi del rivelatore si trascini i cavi appresso, perché il peso dei cavi lo farebbe cadere. Quindi tutti i cavi stanno infilati in questi cingoli che forse si scorgono, io lo immagino perché l'ho visti da altri lati, no? Che sono delle strutture metalliche snodabili che sono a loro volta mosse da un motore, in modo che in maniera sincronizzata lo spostamento dei pezzi del rivelatore si spostino anche i cavi spinti da un motore accessorio. E poi l'altra cosa che vedete qui è un armadio di elettronica, quelli che in gergo tecnico si chiamano REC, come aveva chiamati prima Chiara, e questo vi fa vedere che sul rivelatore, cioè molto vicino dove prendiamo i dati, ci stanno, inizia il processamento dell'informazione, cioè il numero di canali di lettura di questo esperimento si conta sull'ordine della decina di milioni, quindi prima si inizia a processare il segnale, meglio è, perché altrimenti tutta questa mole di informazioni enormi investirebbe i computer che abbiamo in sala di controllo e il processamento sarebbe impossibile. Esattamente. Allora, c'è una domanda se c'è rumore. Allora, il rumore c'è perché tutto quello dell'elettronica e della reazione, quindi le ventole dell'aria per raffreddare... Beh, essenzialmente quello, poi sì. Un po' di rumore dovuto, sì. Sicuramente le particelle che si scontrano elettrica. Non fanno rumore. Cioè, ci potrebbe essere un rumore particolare, Chiara, che è quello di un quench, se accadesse. Ah, madò, sì. Ma sì, fa rumore il quench. Sì, apparentemente terribile. Immagino. Nel senso, sarebbe una scarica di corrente molto, molto intensa. Sì, perché i magneti superconduttori... devono restare alla temperatura dell'elio liquido, che è freddissimo, no? Quindi si tratta di un equilibrio molto delicato, cioè appena c'è una piccola perturbazione, un po' di energia nel sistema e la temperatura sale oltre a quella critica della superconduttività, di colpo potrebbe succedere un disastro, cioè
se il conduttore non è più superconduttivo, di colpo ha resistenza e ha all'interno tantissima corrente, quindi questa tantissima corrente scalderebbe il magneto al punto di sciogliere. E per quello che abbiamo i cavi di scarico della corrente, giusto? Esatto, e siccome i magneti sono fatti di tante fette di metallo per evitare le correnti parassite, quando si raffreddano queste fette di metallo potrebbero scorrere una rispetto all'altra, scorrendo generano calore, e questo calore fa superare la soglia di temperatura. Allora bisogna svuotare il magnete immediatamente dell'energia e raffreddarlo. Come si fa a raffreddarlo? Si aprono le valvole, in modo che l'elio liquido e l'azoto liquido che stanno al suo interno evaporino. Quando questi evaporano, riabbassano la temperatura del magnete per qualche istante, e questo istante è sufficiente per svuotare il magnete dalla corrente. Però dicono che sia un boato. Immagino, perché questa cosa si chiama quench, sì, ed succede regolarmente. Cioè quando i magneti vengono raffreddati, si chiama training, no? Succede che quenching. Quindi l'HC viene raffreddato poche volte, tenuto freddo molto tempo, per questa ragione fondamentalmente. Per il processo di raffreddamento richiede che i magneti aggiustino tutte le piccole tolleranze meccaniche al loro interno con lentezza. Ma il nostro magnete, Pietro, dice Messe, ma ha mai quenciato? No, il nostro magnete dice Messe. Ma magari in fase di training, però adesso non ha più quenciato da quando lo utilizziamo. No, io non credo che abbia mai quenciato. Chiara, tu credi mai quenciato? Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo se l'ha fatto all'epoca che c'erano i problemi. Quando andavano i muoni dritti e cioè, hanno fatto il logo modificato. C'era stato un problema. Un problema di cioè non era andato il magnete per un periodo, ma per non penso avesse quenciato. Ci sono due domande? Sì. Allora, chiede se sono attualmente in corso degli studi o si sta aspettando che l'impianto venga riattivato. E questa è una domanda interessante, perché è esattamente il contrario. Nel senso, quando l'impianto è spento, diciamo che c'è più forza lavoro disponibile per analizzare i dati che si sono presi nei tre anni precedenti. Quindi in verità nel momento in questi due anni, ad esempio, ci siamo concentrati tantissimo sulle analisi dati usando tutto l'intero dataset che è stato raccolto. Poi chiaro, alcune cose invece hanno bisogno di riattivare, alcuni lavori invece hanno necessità di riattivare il detector. Quindi ad esempio in questo periodo stiamo facendo dei run piccoli, diciamo lunghi una settimana solamente, chiamati middle week global run, perché iniziano il mercoledì, e essenzialmente questi run vengono fatti per mantenere prima di tutto le persone allenate a utilizzare un sistema come questo, e anche per permettere tutta una serie di test che ogni sottodetector, ogni pezzo del rivelatore deve portare avanti per fare le sue manutenzioni. Quindi è necessario ogni tanto riaccenderlo. Chiaramente non viene acceso il fascio, ma in questi periodi riaccendiamo solamente tutta la nostra elettronica, i nostri sistemi di controllo. Mentre, diciamo, per quanto riguarda l'attività di analisi dati, invece quella continua sia durante la presa dati, ma soprattutto quando finisce, si migliorano tutti questi dati, si ricostruiscono, si fanno delle analisi complete che poi vengono pubblicate. Quindi c'è sempre attività. Diverso tipo, ma è sempre molta attività. Nel caso di scusa un secondo, Davide, qui avete visto per un attimo la forma del rivelatore. No? Questo pezzo sinistra che vedete, di forma cilindrica, si infila nel buco che sta a destra. E la cosa interessante che si vede è che è svasato. Perché è svasato? Perché tutti gli elementi del rivelatore, nonostante siano assemblati secondo la geometria che è concessa dalla caverna, cercano il più possibile di puntare verso quel punto infinitesimo che è dove le particelle si schiantano. Quindi se uno guarda il disegno, il progetto di tutti i singoli elementi del rivelatore, vedrà che la struttura è quella di puntare verso il vertice di interazione. Il cilindro che vedete qui, che è quello dove questa sorta di spuntone si inserisce, è l'unico pezzo veramente indivisibile di CMS, perché è il solenoide superconduttore che induce il campo magnetico di 3,8 Tesla che serve per la deviazione della traiettoria delle particelle. E in realtà noi non vediamo un solenoide qui, però vediamo un semicerchio. Il semicerchio è il contenitore metallico dove ci sta il solenoide, che sta a sua volta in un bagno di elio liquido che serve per mantenerlo alla temperatura di superconduttività. E poi tutto questo contenitore metallico è circondato da tantissimi cavi che entrano al suo interno, perché
dentro ci sono i rivelatori, c'è il tracciatore e c'è il colorimetro elettromagnetico, e quindi bisogna portare i cavi della che mandano l'energia, bisogna portare all'esterno il segnale, e visto che non si può passare attraverso un magnete superconduttore, bisogna che tutti i cavi passino sulla corona esterna che sta uscendo. Tra l'altro, il fatto di poter smontare CMS, immagino l'abbiate già detto, io purtroppo prima stavo con uno studente, è un vantaggio non da poco per poter intervenire all'interno del rivelatore e fare operazioni di aggiustamenti. Ah, c'è un'altra domanda. Nel caso di gravi anomalie, potrebbero esserci ripercussioni anche su un ambiente in superficie? Allora, prima di tutto, possono esserci diversi tipi di impatti. Cioè, chiaramente la cosa che preoccupa di più in genere è l'impatto radioattivo, ma quello sarebbe praticamente nullo, perché come vi dicevo, non abbiamo materiale radioattivo che viene accumulato. Cioè, chiaramente, nel senso, se si collidessero i protoni in uno spazio aperto, andrebbero in giro neutroni, protoni, cattiverebbero materiale, però non sarebbe un problema particolare, rimarrebbero concentrati nella caverna. E secondo me l'impatto più grosso che si debba avere è l'emissione di grandi quantità di alcuni gas, ad esempio un po' asfissianti, che potrebbero essere in quantità di elio o di azoto, che vengono utilizzati per il raffreddamento, e che ad esempio se vengono rilasciati in spazi chiusi sono asfissianti, quindi quando ad esempio andiamo nella caverna dobbiamo portarci appresso o avere negli armadi di sicurezza delle maschere ad ossigeno, che sono dei sacchetti che contengono degli elementi chimici che quando vengono attivati emettono ossigeno, così che tu possa respirare anche se nella caverna magari si è riempita di azoto. E quindi diciamo, secondo me l'incidente più grave, appunto, non so, potrebbe esserci qualsiasi cosa, speriamo di no, però nel senso potrebbe semplicemente essere il rilascio di gas, niente secondo me di particolarmente impattante. Certo, c'è un'altra faccenda che invece è il rilascio di CO2 o di alcuni tipi di gas che invece hanno un grande impatto gas serra. Diciamo, esatto, più che altro avremmo un grosso impatto a livello di ambientale in quel senso, cioè il rilascio di gas ad alto potenziale di, come si dice, di effetto serra. Oddio, non credo sarebbe un grande impatto, Davide. No, un grande impatto relativo, nel senso, no, chiaramente nel senso, siamo piccolo, alla fine piccolo rispetto all'attività. E tutti i gas che fanno parte dell'equipaggiamento di CMS, i gas sono soprattutto elementi utili per la rivelazione di particelle, tutti i gas rispettano le regole più stringenti in termini di sicurezza ambientale e personale tra la Francia e la Svizzera. Sì, noi siamo soggetti alle leggi praticamente tutte europee, cioè dobbiamo mantenere... regolamentazione più stretta. Non c'è da preoccupare. E lo stesso vale per quanto riguarda tutta la regolamentazione che concerne lo smaltimento di rifiuti radioattivi. Tutto quello che va in caverna verrà considerato rifiuto radioattivo, al punto che tutti gli elementi che sono nella caverna sperimentale sono etichettati e classificati da un codice a barre. Qualunque cosa entra ed esca in termini di materiale dalla zona sperimentale passa attraverso una stanza che si chiama zona di buffer, la buffer zone, dove viene misurata la radioattività prima che gli oggetti vengano rilasciati. Addirittura l'aria che viene circolata, ovviamente per permettere a noi altri poveretti di respirare là sotto, viene messa in quarantena per una dozzina di minuti prima di essere rilasciata nell'ambiente, perché tutti gli atomi possibilmente attivati dalla radiazione dell'HC decadano prima di essere liberati nell'atmosfera. Quanto può essere lungo un cavo di fibra ottica per l'elaborazione delle informazioni? Beh, pensate ai cavi di fibra ottica che portano internet dall'America all'Europa. Nel senso, chiaramente non è un unico cavo, però pensate che possono essere lunghi chilometri e chilometri. Ad esempio, giusto che visto che ho fatto questo esempio, i cavi sottomarini che portano, appunto, collegano i continenti, non è che sono un cavo unico, però ogni tot decine di chilometri, centinaia di chilometri vengono messi viene potenziato il segnale, eccetera. Però comunque la fibra ottica idealmente può portare l'informazione con poca attenuazione per lunghissimi spazi. Nel nostro caso si tratta di comunque qualche decina di metri, fino a 100 metri, 100, 200 metri, secondo me non di più. Poi, attenzione, ci sono le informazioni che devono risalire, perché non è che le teniamo giù. Giù ci sono il primo
Esatto, Pietro. Cioè, giù ci sono le prime schede che li elaborano, ma poi devono risalire per passare degli altri filtri e essere elaborati. E lì, ad esempio, abbiamo altri cavi fibra ottica che è lunghi 100 metri in questo caso, o di più, perché devono arrivare comunque nelle sale dei computer, nel data center. Quindi sì, diciamo che... E poi ci sono altre fibre, se vogliamo proprio parlarne, che vanno da qui al CERN, diciamo, al centro di calcolo centrale, che è chiamato Tier 0 del CERN, dove invece vengono proprio ogni evento, una volta che viene letto, viene salvato per sempre su dei nastri magnetici. Voi mi direte in che senso nastri magnetici? Sì, sono simili alle videocassette che si usavano negli anni 90-80, però sono più spessi e più possono contenere più informazione, e pensate che quando vengono salvati su questi nastri le informazioni possono anche rimanere integre per 100 anni circa, poi dopo chiaramente si può deteriorare lo stesso. Però qual è il senso di tutto ciò? È che una volta fatto questo enorme esperimento, raccoglieremo per sempre dei dati, nel senso tra una trentina d'anni più o meno è che l'esperimento CMS finirà, a meno che in verità verrà rinnovato man mano, pezzo per pezzo, però a un certo punto comunque si passerà magari ad altri esperimenti. Non è che tra 50 anni un ricercatore dirà: ma volevo fare quell'analisi dati di quel tipo lì. Deve poter riutilizzare tutti i dati, gli eventi che abbiamo registrato in questi ben 30 anni di attività. Quindi queste informazioni è importantissimo che vengano salvate, vengano mantenute e che siano riutilizzabili in futuro, perché chiaramente tutti i milioni e miliardi che sono stati spesi per questo tipo di esperimento devono poi essere riutilizzati, i dati devono essere utilizzati anche in futuro. E questo in verità sembra una banalità, ma è forse uno dei problemi più grossi, perché la tecnologia evolve, il software cambia, e chiaramente i byte sono sempre i byte, nel senso, quindi a seconda di come li vengono salvati li puoi sempre mantenere. Però il fatto che bisogna stare bene attenti al fatto che quando si salvano delle informazioni possono essere reinterpretate anche in futuro, ed è per questo che noi, adesso forse entriamo un po' troppo nel tecnico, ma è una parte a mio parere affascinante, è per questo che noi non salviamo solamente la lista di particelle, cioè non è che per ogni evento noi salviamo elettrone 1, elettrone 2, getto, no, noi salviamo tutti i bit di cosa si è acceso nella macchina fotografica. E poi dopo chiaramente non solo le facciamo una ricostruzione e salviamo una lista di particelle che erano all'interno, in modo tale da poter fare poi un'analisi dei dati. Però la parte delle informazioni che noi chiamiamo raw, cioè quella grezza, noi la salviamo lo stesso, perché in futuro magari verranno inventati nuovi metodi per fare alcuni tipi di ricostruzione, verranno reinterpretati in modo diverso e magari potremo rileggere gli stessi dati e trovare più cose, o magari riuscire a ricostruire meglio alcune cose. E quindi è fondamentale salvare anche, se volete, l'informazione di base. Avete al momento progetti futuri, idee, ipotesi, nuove scoperte, o comunque... ok, sì, interessante. Oppure su come migliorare la strumentazione per raggiungere. Cioè, se abbiamo progetti... Come migliorare la strumentazione... È sicuramente una domanda dal punto di vista tecnologico molto importante. Scusate, mi interrompo. Qui si vede il garage di cui parlava prima Davide. Adesso le porte sono chiuse perché al suo interno ci stanno i pezzi che non vogliamo stiano in mezzo alla sala di controllo. Dove c'è questo ponteggio, poi vengono installate dei supporti che tengono il pezzo di rivelatore che sta nel garage. Adesso penso ci stiamo incamminando verso l'uscita, ho ragione. Mentre qui a destra vedete queste traversine a terra che nascondono il piano meno uno dove scorrono i cavi. Quindi quando CMS viene fatto spostare, le traversine vengono alzate in modo che i cavi possano liberamente scorrere al loro interno. Qui vedete uno di quei piedi di cui si parlava prima ad aria compressa, di nuovo armadi con piedi pieni di elettronica, e qui due fette che sono vicine una con l'altra. Qui c'è un animale raro nel suo ambiente naturale, il fisico sperimentale al lavoro. Non so se ce ne saranno altri, sì, come altri. Altri due. È il loro ambiente naturale, si possono osservare. Fortuna non siamo nella stagione degli amori in questo momento. Su idee su come migliorarlo, in verità sì, come vi dicevamo prima,
non è che uno da un giorno all'altro decide di cambiare delle cose. Cioè, MES è stato inventato negli anni 90, 2000, è stato costruito. Prima in superficie, allora, poi... Scusate, ti interrompo. Di questi tunnel avete già parlato? Sì, allora abbiamo parlato all'inizio. Questo è un altro tunnel che esce dalla parte opposta da quello da cui siamo entrati e si vedono i 7 metri di cemento che isolano la caverna dove ci sono dove c'è il rivelatore, dove ci sono le collisioni. E ovviamente i tunnel sono fatti in modo da non puntare verso il vertice di interazione delle collisioni protone-protone, in modo da... Se no fuggono i neutroni. Esatto, in modo da essere ancora più sicuri dal punto di vista della protezione della radiazione. Sì, perché ad esempio ci sono alcune particelle, scusate, ti interrompo, che ad esempio i neutroni energetici che non vengono fermati da nulla praticamente, riescono ad attraversare decine di metri di materiale. E quindi se gli metti un bel po' di cemento nel mezzo non sfuggono, se metti un corridoio dritto sicuramente passano di lì. E qui vedete, scusate, le misure di sicurezza che sono attuate per contare chi passa. Ne avete già parlato all'inizio. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quindi, e le mascherine progetti... adesso? Adesso anche ah, le sì, mascherine. Anche abbiamo anche COVID safety. Sì, si diceva dei progetti. Essenzialmente adesso abbiamo diversi piani di upgrade, quindi progetti di nuovi rivelatori che andranno o a sostituire dei pezzi di CMS o ad aggiungersi. Un esempio molto recente è stato ad esempio l'aggiunta dei rivelatori GEM, che sono delle camere particolari sempre per rivelare il passaggio di particelle cariche, che sono state aggiunte su, se non sbaglio, una delle, esatto, negli NCAP, e che miglioreranno la ricostruzione dei muoni in alcune zone. E poi, invece, adesso stiamo richiamando l'ascensore. E poi, ad esempio, uno dei più grossi aggiornamenti sarà sostituire il naso, perché avete visto il end cap, cioè la chiusura del tappo, sostituire quella parte che purtroppo si sta sempre più rovinando con la radiazione. Quindi, ad esempio, i cristalli di Eckel che sono appiccicati di fronte a... nella parte più esterna di questo tappo, sono cristalli che sostengono molta radiazione e si stanno annerendo. Quindi tra 4-5 anni saranno sempre meno performanti, quindi a un certo punto verranno sostituiti da questo nuovo rivelatore di silicio chiamato HGCAL, calorimeter, quindi un calorimetro molto granulare, vuol dire che avrà tantissimi sensori, e ci permetterà di continuare la presa dati nel periodo 2024-2040-50 senza che si annerisca, diciamo, senza perdere performance in quella zona molto importante. Comunque sì, in generale, proprio il lavoro del fisico è sempre quello di andare al di là di quello che si sa e di quello che si sa fare, sempre misurare meglio, capire meglio. Quindi a seconda del lavoro che più ti piace, che è quello magari sul rivelatore oppure quello sulla parte più di computer o sulla parte di analisi, cerchi sempre nuove tecnologie, di sviluppare nuove idee o appunto nuovi metodi per riuscire ad andare sempre al di là, quindi fare sempre dei passi avanti successivi. In qualche modo non ci si ferma mai, perché non si è mai contenti, perché quando hai scoperto... Scusa, ti interrompo. Sì, vai. Qui vedete da vista dall'alto della mappa della posizione della caverna. Ora, siccome 2 anni sembrano tanti, ma in realtà sono molto pochi, gli interventi nei vari rivelatori si susseguono a ritmo serrato, perciò è importante conoscere giorno per giorno come saranno posizionate le varie fette di CMS per sapere se una determinata giornata, a una determinata ora, ci sarà il tempo materiale di entrare a fare riparazione. Ad esempio, qui vedete che tutte le fette centrali sono collassate in mezzo, mentre sono aperti 2 dischi laterali, no? Ecco, se io volessi riparare un pezzo che sta fra 2 fette centrali, non potrei farlo fino a che non trovassi una configurazione tale per cui i 2 dischi che mi interessano sono separati. Chiaramente il programma non lo imparo soltanto andando in ascensore, ma lo scopro in riunioni di organizzazione. Però vedere in ascensore è sempre molto utile per avere un'idea di cosa ci si troverà davanti. C'era scritto BIM Pipe Installation, come ha detto prima Davide, oppure appunto si stava installando il tubo a vuoto, al tubo di beriglio dentro cui passano i protoni.
anche in uscita vedete che passa il badge e poi una persona alla volta viene misurato, cioè viene misurato che ci sia solo una persona essenzialmente, e se a questo punto sappiamo che c'è una persona in meno, e in uno degli schermi che Francesca e il Technical Shifter hanno, vedono il numero di visitatori, il numero di levatori che ci sono in questo momento underground, e quindi è possibile tenere sotto controllo la situazione. E poi un ultimo commento sulla questione progetti futuri e ipotesi di nuove scoperte. Diciamo, le due cose sono correlate chiaramente, ma non, diciamo anche scorrelate, nel senso che le nuove scoperte arrivano quando riusciamo a migliorare abbastanza i nostri strumenti, i nostri rivelatori, per avere abbastanza dati, abbastanza buoni, e quindi poter misurare le cose meglio. Quindi non, nel senso, le scoperte nuove, la fisica chiaramente ci guida verso una certa direzione, quindi nel migliorare i detector in un certo modo, nell'ottimizzare la risoluzione di ricostruzione di alcuni oggetti fisici, però non abbiamo, diciamo, non è che un progetto di fisica ci guida verso la costruzione di una cosa. CMS è così generico, cioè può misurare le particelle in modo tutti i tipi di particelle in diverso modo, e permette un'analisi di fisica sterminata, cioè di tantissimi tipi diversi di processi di fisica. È per questo che è così potente, perché con uno strumento solo si possono fare centinaia di misure diverse. Un sacco di domande, ok. Allora, che base scientifica ha quella storia per cui qualcuno temeva che si potesse creare un buco nero durante le collisioni? Sì, allora, quella storia, allora, è un po' complessa. Allora, innanzitutto, l'ipotesi che si potesse creare un buco nero era all'interno di un modello che non è ancora stato verificato ad oggi, che è il modello supersimmetrico, e quindi di per sé era già un qualche cosa di non assolutamente verificato. E la probabilità, mettendo anche in conto che la supersimmetria esiste, che esistono particelle supersimmetriche, la probabilità di creare un buco nero sarebbe stata comunque molto piccola, quindi era assolutamente diciamo un'ipotesi con probabilità. E anche minima. Se si fosse generato, sarebbe evaporato istantaneamente, cioè non è che avrebbe iniziato a mangiare. Sì, poi c'era un altro livello successivo, che era appunto questa formazione possibile di strangelets. Alla fine si era scoperto che c'era un segno sbagliato nei conti, e che quindi a maggior ragione non ci sarebbe stato appunto questo problema. Comunque, oltre a questo, ci sta il fatto che LHC è l'acceleratore più potente di particelle sulla Terra. Però l'universo è di per sé un acceleratore di particelle, no? I raggi cosmici arrivano sulla Terra con energie molto più elevate anche dei fasci dell'LHC. Noi non usiamo i raggi cosmici per quel che ci interessa, perché arrivano a caso in tutto il mondo, non possiamo spostare in giro la caverna di CMS per inseguire i raggi cosmici. Quindi quello che noi facciamo non è produrre situazioni mai viste nell'universo che potrebbero ingenerare eventi catastrofici inaspettati. Se una cosa non è mai successa nell'universo e non ci sono evidenze per cui i buchi neri siano stati creati con raggi cosmici che piovono sulla superficie terrestre, non ci si aspetta che debbano accadere all'interno dell'HC. Capita mal che salti la corrente. Sì, in questi casi cosa succede? Si spegne tutto, bisogna riavviare un sacco di sistemi e si perde una buona giornata, direi, a comunque far ripartire il tutto. Però non è una cosa catastrofica, cioè, come dicevamo prima, i sistemi davvero fondamentali, quelli che il supporto vitale dell'esperimento e delle persone che ci lavorano, quindi la reazione, raffreddamento del magnete, cioè quelli sono sistemi altamente ridondanti, quindi in genere non dovrebbe mai succedere che perdano la corrente. Hanno dei generatori diesel, penso anche. Però sì, un temporale violento purtroppo capita. Succede spesso d'estate che c'è un temporale e l'HC perde il fascio, comunque deve spegnere perché ci sono instabilità nella corrente, troppi fulmini che raggiungono le linee, e la stabilità della corrente è fondamentale per tenere in funzione l'acceleratore. Quindi il raffreddamento del magnete è fondamentale, no? Perché diceva prima, se si surriscalda si scioglie. E perché il magnete poi lavora in modo superconduttore, quindi deve lavorare a 2 gradi Kelvin. Anche lui a 2? Sì. Ah sì, perché...
I generatori poi danno il tempo di spegnerlo fondamentalmente con grazia. Sì, quindi sì, non, esatto. I generatori non servono per mantenere il magnete sempre acceso, ma nel caso in cui ci fosse una corrente, un'interruzione importante di corrente, come il famoso incidente della Faina, dove io purtroppo ero in turno, peraltro. Ah, è vero, contai. Significa che vengono chiamati degli ingegneri che sono sempre a disposizione, sono un call, cioè hanno un telefono cellulare, sono a distanza di un quarto d'ora di macchina dal pozzo. Questi arrivano e sanno se eseguire tutte le operazioni necessarie per lo spegnimento dei magneti nel tempo garantito dai generatori. Quando l'acceleratore è acceso funziona 24 ore su 24? Sì. Sì. Cioè quando viene acceso poi noi prendiamo dati dalle... Cioè, siamo sempre in turno, quindi ci sono sempre 5 persone di presenza. I 5 persone che sono lo shift leader, il technical shifter, il trigger shifter, DAQ shifter, che sono quindi data acquisition, e anche il data quality monitor, perché chiaramente se prendiamo dei dati ma non sono di buona qualità non servono, cioè perdiamo tempo. E queste 5 persone sono 24 su 24 in turno, e in genere però il fascio viene accelerato e viene fatto scontrare, e non dura 24 ore ma dura circa 8 ore. E chiaramente anche all'HC ci sono le persone che lo tengono attivo, e che sono nella famosa CCC, cioè Central Control Room, essenzialmente quella famosa stanza piena... molto mostrata, ad esempio, nei momenti della scoperta dell'X, un'enorme stanza simile alla tipo stile NASA con tutti i monitor di controllo dell'acceleratore. Diciamo, il fascio dura 8 ore, perché? Perché dopo viene caricata una certa intensità di fascio, quindi un certo numero di particelle vengono fatte accelerare e scontrare. Ogni volta che si scontrano, quindi 40 milioni di volte al secondo, circa 10 particelle si consumano, si scontrano. 10 in realtà, poi anche 40, c'è cioè il pile-up, come si dice, il numero di eventi che avvengono tutti contemporaneamente, è circa 40. Quindi immaginate, ci sono, come diceva Andrea prima, milioni di particelle, ma dopo 8 ore che se ne scontrano 40 milioni di volte al secondo, finiscono. E quindi l'intensità diminuisce man mano, finché a un certo punto l'HC si decide di fare il dump del fascio, quindi essenzialmente il fascio viene sparato contro un blocco di grafite, cemento, insomma non è che viene proprio sparato nel terreno liberamente, ma viene assorbito da un grosso materiale assorbente, in modo tale che non danneggi... È raffreddato, tra l'altro. È raffreddato, esatto. Diciamo, e viene anche sparato in modo spirale, con dei magneti, in modo tale che non colpisca sempre lo stesso punto, perché sennò dopo un po' farebbe comunque un buco. Chiaramente questa non è una cosa pericolosa, perché dopo tot metri di terreno, di roccia, comunque questo fascio viene assorbito, però comunque noi lo smaltiamo in modo corretto. E quindi dopo 8 ore il fascio viene rigenerato da quella nostra bottiglietta di idrogeno, e pensate che l'HC è stato così efficiente che in genere il cosiddetto gap tra i due run, tra due fill, tra due... periodi di collisione è di circa solo 3-4 ore. Quindi in verità durante 24 ore la maggior parte del tempo siamo in presa dati, e questo io l'ho vissuto, ovvero ormai 2 anni che non siamo spenti, ma facevo anche dei turni come responsabile dell'acquisizione dati di ECAL. In tal caso, quando il fascio è acceso, ci sono tutta una serie di responsabili che possono essere chiamati al telefono nel caso ci sia un problema software o un problema hardware, insomma, che una scheda non funzioni. Questo perché basta che ci sia una scheda che non funziona in tutto questo sistema, che ci sia un pezzo del rivelatore a non funzionare, e quei dati che vengono presi non sono più buoni. Dico proprio buoni perché il termine tecnico è essenzialmente good data or bad data. Essenzialmente basta che un pezzo, una sezione sia spenta per comprometterne la qualità, perché non possiamo più ricostruire completamente cosa è successo, quindi è necessario che l'efficienza sia vicina al 99%. Chiaramente se c'è un angolino del calorimetro che si è spento, dici ok, non è un problema, ma se si spegne un settore di 8 gradi sono già considerati non utilizzabili. Quindi oltre alle persone qua in control room, ci sono tutti i responsabili di tutti i rivelatori che sono a disposizione per risolvere i problemi. E sinceramente
quando nel senso succede qualche problema la notte, in genere la prima cosa che viene fatta è accendere e spegnere, perché come si dice è esattamente la cosa che funziona meglio, quindi in genere si fa un cosiddetto red recycle, quindi si resetta lo stato del software o delle schede elettroniche, e in generale fortunatamente quello è sufficiente per risolvere il problema. C'è una domanda sulla tecnologia di costruzione dei rivelatori, e penso si riferisca ad HGCAL, se ricordo bene i termini. Dice: il silicio ha proprietà che permetteranno di avere risultati migliori o diversi? Per quale motivo sarà utilizzato questo materiale? Allora, i tipi di rivelatori che avete visto in caverna sono in generale di due categorie. Una categoria sono i rivelatori di traccia, che misurano dove è passata una particella, però la lasciano passare. E poi ci sono i rivelatori di energia, che misurano quanta energia ha la particella, e per misurare quanta energia ha la particella, no, non serve né ridere. Quanta energia ha la particella, bisogna fermarla completamente. Ecco, HGCAL, che è questo nuovo rivelatore di cui parlavamo, è rivoluzionario perché cerca di coniugare queste due metodologie di funzionamento, cioè vuole sia misurare l'energia delle particelle che la attraversano, ma anche sapere che strada hanno percorso al loro interno. E allora ha un mix di tecnologie, ci sono sia materiali spessi e densi che servono per fermare completamente le particelle e quindi misurarne completamente l'energia, che sfette di rivelatori che hanno molta precisione nella determinazione della posizione di impatto, che sono tipicamente i rivelatori al silicio. Quindi, se vogliamo, non è l'utilizzo del silicio in sé che sarà rivoluzionario in questo rivelatore, quanto il suo impiego all'interno di questa nuova tecnologia. Dico bene, Chiara, tu poi ad HPC forse qualcosa del genere l'hai già visto? No, sì, l'HPC voleva essere. Beh, io non ho mai lavorato sull'HPC, però sì, l'idea era quella di ricostruire essenzialmente in 3 dimensioni lo sciame. Il fatto di usare il silicio è rivoluzionario rispetto al passato, perché ai tempi di LEP, del collisore elettrone-protone, tutta l'energia era molto ben conosciuta, l'energia dei fasci. Cioè, il fascio di LEP, se non fascio di elettrone, è un fascio incredibilmente pulito, e quindi tutti gli eventi sono molto facilmente ricostruibili. Il lavoro vero è nella comprensione della fisica che sta accadendo. L'HC invece è una macchina da combattimento, nel senso che l'obiettivo dell'HC è stato quello di esplorare nuove frontiere rispetto al passato, non fare misure di precisione. E quindi la situazione è tale per cui gli eventi, le collisioni sono molto più affollate, perciò ci vogliono dei rivelatori molto veloci e molto precisi spazialmente. Il rivelatore ideale è quello delle macchine fotografiche. Cioè le stesse cose che si utilizzano per acquisire la fotografia di un cellulare. Noi invece di avere un piccolo pixel abbiamo una superficie grande quanto una piscina olimpionica, però il rivelatore a silicio è la stessa cosa. Quanto tempo passate sottoterra? Una domanda per Zoltan, forse questa. Zoltan, how much time do you stay underground? Or how much time a technician working, for example, stays underground for one day? Usually 8 hours. Beh, possono anche stare fino a 8 ore, cioè un turno di lavoro intero comunque sottoterra. Thanks. Comunque a seconda del lavoro, ad esempio, io personalmente raramente devo andare underground, o per le visite o per lavorare a delle schede elettroniche, fare qualche manutenzione a una parte dell'elettronica, ma io raramente, ad esempio, lavoro in ufficio in genere. Sì, adesso raramente uno ci sta di più, però si cerca di non fare turni più lunghi di 8 ore, Sì. perché comunque sembra, cioè vabbè, a parte che stai sottoterra, ma quello non è grave. La cosa più fastidiosa è proprio Il il rumore, sì. rumore di fondo che c'è, di cui parlavamo prima, che c'è questo continuo brusio, ma L'evento, sì. per cui appunto molta gente lavora con i tappi nelle orecchie proprio per evitare questo fastidio, però è veramente una cosa che apparente io non ci qua CMS non ci sono mai stata a lungo, però sembra che veramente sia una cosa No, sì, e molto soprattutto c'è anche pesante. una cosa interessante, che non si può mai scendere cioè, si bisogna sempre scendere in due persone per una questione di sicurezza, perché ad esempio, almeno in caso di problemi, si può avere immediatamente,
supporto. E in più, quando ad esempio invece si deve scendere a lavorare in alcune zone magari più isolate dove non si riesce ad andare due persone, i tecnici, gli ingegneri, i fisici portano questa radio, si chiama Radio Tetra, che è una radio che ha anche un sensore di un giroscopio, un accelerometro all'interno, e quando smette di sentire il movimento oppure percepisce che è sdraiato, insomma, che la persona è immobile, ferma per tutto il tempo, emette immediatamente un segnale di soccorso ai pompieri del CERN, essenzialmente alla Fire Brigade, che arriva subito in caso di problemi. Quindi sì, dei famosi telefoni d'emergenza avete parlato? Le tetra radio? No, i telefoni che sono in caverna. Sì, in caso di problemi non abbiamo i fossi inquadrati, ma ci sono delle cornette stile vecchissimo telefono, dove appena viene sollevato si è in contatto diretto con la control room appunto dei pompieri del CERN, che si occupano sia degli incendi ma soprattutto anche della sicurezza del soccorso. Sì, e soprattutto loro sanno. Esatto, sanno dove è stato sollevato questo telefono, sanno cosa fare. E, ad esempio, se è stato sollevato magari nella zona dell'acceleratore e sta per partire il fascio, possono immediatamente fermarlo. Poi, ad esempio, underground, non l'abbiamo mostrato, ma ci sono anche dei bottoni di emergenza dove, non so, è successo un problema nel sistema di autenticazione per scendere nella caverna, non so. Sta per partire la presa dati, cioè sta per partire il fascio, ci sono delle sirene che avvisano l'inizio delle collisioni, apposta appunto per sicurezza. Nel caso, non so, una persona sia rimasta lì quando ancora sta per partire il fascio, immediatamente schiacciando questi bottoni viene immediatamente, meccanicamente, diciamo, interrotto il fascio senza l'intervento umano, quindi sono sistemi automatici di sicurezza. E in questo modo si evita di comunque... Okay. Prendere la reazione. Poi a volte salta fuori la domanda del fatto, ma cosa succede se metti una mano nel fascio, no? In verità non dovrebbe succedere niente, nel senso, chiaramente una bruciatura, sì. Danneggiamento del tessuto, chiaramente, però nel senso non dovete immaginarvi esplosioni però se la tieni a lungo ti fa il buco. Ad esempio, o se metti l'occhio. Esatto. Sì, c'era stato un aneddoto simpatico. Davide, dovete andare? No, forse ci avviamo alla chiusura, perché poi all'una gli studenti ritornano per la masterclass. Allora se avete altre domande, noi vi ringraziamo dell'attenzione e speriamo che di aver soddisfatto un po' di curiosità e nel senso di non avervi solo annoiato. Chiara, Davide, Zoltan, Noemi, Mohamed, thank you very much, grazie mille. Tra l'altro, ragazzi, voi avete davanti... tra le persone che hanno fatto e stanno facendo la storia della fisica delle particelle. Io ve lo garantisco come testimone oculare di quello che è successo negli ultimi 15 anni. Quindi abbiamo avuto delle guide di eccezione oggi. Grazie mille ancora. Grazie, prego. Scusate ancora che sono arrivata tardi. Ok. Ciao, ciao. Quindi gli studenti, e ci ritroviamo all'una, se non in questa stanza Zoom, ma in quell'altra, che è quella dell'introduzione iniziale. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie.